Buona Pasqua, www.castellincaldato. No, Antonio, non ti rimettere qua, mi fa auguri. Auguri. Un attimo solo di non auguri a tutti. Auguri a tutti. Altrimenti da casa non capisco tutti. Buona Pasqua. Io vorrei presentare questi ospiti autorevoli. Iniziamo dalla donna per cavalleria la volta scorsa. Non l'ho fatto e sono stato bacchettato. Ringraziamo la professoressa Alessandra Camerota, dirigente dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Mussomeli e Campofranco. Ringraziamo anche il professor Antonio Mistretta, che si occupa di informazione scientifica all'Istituto Superiore di Sanità a Roma. Ringraziamo padre Calogero Favata, priore della chiesa di Santa Caterina Chiaia a Napoli, e Stefano Indelicato, che ha suonato e continuerà a suonare per noi, tant'è che io in questo momento direi di iniziare con prima di fare una ancora musica maestro, dopodiché ritorniamo a parlare con i nostri ospiti. Prego, musica maestro. Ok. Ringraziamo il maestro Stefano Indelicato, grazie a Maple Leaf Ragtime, questo genere di musica piace a me. Iniziamo con padre Calogero. Il Ragtime, veniva detto, anche è una canzone di Joplin, Scott Joplin, del 1899, se non sbaglio. Veniva definito tempo stracciato, e anche questo è un periodo, caro padre Calogero, di grandi lacerazioni, di grandi cicatrici. Questa è una Pasqua insolita, una Pasqua in solitudine. Io ho definito, lo dicevo poc'anzi, ne parlavo con te, un neologismo pasquarantena, nel senso che è una Pasqua veramente trascorsa in casa. Oggi noi non vogliamo essere tristi, oggi è Pasqua, c'è una notizia bella, la notizia dell'amore, per chi crede, dell'amore che sconfigge la morte, e quindi vorrei che tu veicolassi un messaggio di ottimismo, padre Calogero.
Sì, intanto buon pomeriggio, buona Pasqua a tutti voi, a quanti ci ascoltano, a quanti ci seguono, e grazie anche di questa opportunità di collegamento che ormai è entrata a far parte nella nostra quotidianità. Mentre prima magari era un po' più per goliardia, per divertimento, adesso è diventata veramente parte essenziale, una necessità di confronto, di dialogo, ma anche di comunicazioni, diciamo, nelle cose belle, nelle cose purtroppo anche meno belle quali questo virus comporta, questa epidemia comporta. Il messaggio è, vi vorrei lanciare il messaggio che più volte ci ha dato il Cardinale di Napoli: non perdiamo la speranza. Io credo che è un messaggio molto bello nella sua semplicità. Forse in altri contesti questa parola ormai era una parola inflazionata, oggi invece è una parola che assume un significato veramente, veramente molto forte, perché viviamo da un lato la disperazione, da un lato la speranza che non deve morire, questo è importante. Certo, ci sono realmente, oggettivamente, delle situazioni, fortunatamente non a Mussomeli, ma nelle grandi città o anche in altri centri, veramente di dolore, È di difficoltà, è di però difficoltà. la speranza è che, come Cristo, leggendola da un punto di vista cristiano, contro ogni attesa, perché ricordiamoci che gli stessi apostoli che avevano camminato con Cristo, avevano fatto esperienza con lui, avevano assistito alla risurrezione di Lazzaro e ai tanti miracoli, alla fine si sentono disperati: è morto, non abbiamo più notizie, tutto è finito. Credo che invece la speranza è quella lampada che deve rimanere accesa in noi per riprendere un cammino più forti, ma anche più consapevoli e più responsabili di prima, comprendendo che ci sono delle cose nella vita che veramente valgono e che forse avevamo perso di vista o dato per scontato che c'erano. Io credo che Certo. non perdiamo la speranza. Scusami, innanzitutto ringraziamo anche Liria Zaffuto, mia collaboratrice e imprenditrice. Buona Pasqua anche a te, auguri. Ciao Liria. Buona Pasqua a tutti voi, Nico, e Ciao. benvenuti. Grazie, benvenuto anche a te. E allora, parliamo di Pasqua col professore Mistretta. Pasqua significa dall'ebraico andare oltre, passaggio, porta una buona notizia, una buona novella. Quindi anche tu, dall'istituto, tu che lavori presso l'Istituto Superiore della Sanità, vorrei che oggi ci dessi, a giorno di festa, anche una bella notizia, questo passaggio, questa fase 2, come avverrà, quando avverrà, ecco, la tempistica, le modalità. Alberto, allora innanzitutto anch'io ti ringrazio tanto per avermi coinvolto e ringrazio tutti quelli che sono collegati e che ci ascoltano. E buona Pasqua a tutti. La bella notizia te la vorrei dare, però purtroppo ancora non è proprio una notizia, diciamo, non c'è niente di certo. Quello che ti posso dire sicuramente è che stiamo per, se tutto continua, cioè se i dati continuano in questa calata, anche se apparentemente i contagiati sono sempre tanti, ma quello che noi valutiamo è purtroppo la diminuzione degli accessi negativi agli ospedali, alle aree di rianimazione o di terapia intensiva o la mortalità, purtroppo, dicevo, a prescindere da questo, sembra che questa tendenza stia andando verso un appiattimento, ma ancora siamo lontani dall'appiattimento della curva. Quindi sicuramente però passeremo a una fase differente. Questa fase differente bisognerà stare molto attenti per non vanificare tutto quello che abbiamo fatto finora, tutti questi sacrifici enormi, sia di tipo personale che di tipo sociale ed economico, a cui siamo andati incontro e andiamo incontro tutti. Quindi sarà una seconda fase in cui dovremo abituarci a cambiare un po' il nostro modo di vivere. Purtroppo dovremo rinunciare per un po', almeno fino a quando non si troverà il vaccino, poi ne parleremo di Ci questo, so. parleremo dopo. Esatto, ma o una cura, fino a quel momento dovremmo stare molto attenti, quindi al distanziamento sociale, cioè a tenersi sempre a distanza di almeno 1 metro, ma io dico che se è più di 1 metro è meglio.
Esatto, un questo ci metro e ritroviamo ottanta o 2 metri circa di distanza, le mascherine, probabilmente questo arriviamo là. cambierà l'approccio, l'ingresso nei negozi a poco, così come siamo stati abituati adesso a fare tutti per i supermercati o per le farmacie. E quello che dovrà essere poi una grande rivoluzione anche nel modo sociale di stare insieme. Per fortuna, una buona notizia che posso dirvi è che sicuramente non sarà un cambiamento, diciamo, ormai irreversibile, cioè la scienza sta lavorando, quindi torneremo, poi ad abbracciarci, come dico sempre io, e a stringere le mani, però, per adesso non possiamo ancora farlo, non possiamo abbassare la guardia, quindi, mi raccomando, per tutti noi stiamo attenti a mantenere, innanzitutto per adesso, a restare in casa. E domani che è Pasquetta, poi ovviamente sembra fatta apposta, ma almeno qui a Roma è un tempo meraviglioso, mentre le Pasquette tipiche erano sempre funestate da brutto tempo. Diciamo, quindi stare a casa finché è previsto, e poi quando si ricomincerà mantenere tutti gli accorgimenti tali che possono rendere più difficoltosa la trasmissione di questo virus. Noi sappiamo che questo virus è molto contagioso, quindi Ok, Antonio, parla ora. Ritorneremo su questo virus. Sacrifici che si stanno sovrabbarcando e si sono dovute sovrabbarcare due o tre delle categorie più impegnate. In prima linea, lo diciamo sempre, gli eroi medici come te, gli infermieri, tutto il personale sanitario, ma anche la scuola. E qua mi rivolgo alla professoressa, quindi ad Alessandro, mi rivolgo a te. La scuola che è stata forse la realtà che ha più risentito del lockdown, di questa paralisi. Come Sì, l'avete vista? allora buon pomeriggio a tutti, grazie Alberto per questa opportunità di entrare nelle case dei nostri concittadini e di parlare insieme, di vivere questo momento di riflessione insieme. Saluto anche tutti i presenti, auguro a tutti una serena Pasqua. Come l'abbiamo vissuta? La scuola non si è fermata da subito, ci è crollato il mondo addosso, letteralmente, perché non poter avere più l'aula didattica, che è l'ambiente di apprendimento per eccellenza, ci ha messo in difficoltà. Però la scuola non si è fermata, ancora prima di organizzare le attività a distanza, che sono di competenza dei dirigenti, i docenti si erano già attivati molti, con diciamo, metodologie informali, con WhatsApp, con altri modi, hanno subito cercato di mantenere vivo questo rapporto con gli alunni. E dopodiché, giustamente, ci siamo organizzati anche come istituzione scolastica e quindi utilizzando anche degli strumenti istituzionali e ufficiali. Funziona, posso dire, certo io porto le mie esperienze di un istituto in una realtà dove le famiglie sono molto presenti e colgo l'occasione per ringraziarle perché in una scuola del primo ciclo, pensate alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria, senza la collaborazione fattiva e giornaliera dei genitori, noi non avremmo potuto attivare la didattica a distanza, perché pensate che facciamo didattica a distanza anche con bambini dell'infanzia e la facciamo bene, il lavoro procede. Con tutti i limiti, i bambini ne risentono perché manca quel contatto diretto, il contatto fisico. Poco fa, appena mentre parlava Antonio, ci invitava, ci diceva che dovremo sicuramente nella fase 2 rispettare delle regole. Subito la mente mi è andata appunto ai bambini dell'infanzia. Come teniamo, come riusciamo a mantenere la distanza di 1 metro in un'aula di scuola dell'infanzia o anche di scuola primaria? Sarà veramente difficile riprendere. Quindi penso che questa pausa, questo capovolgimento, ecco, della scuola, dovrà durare per molto tempo, fino a quando non avremo le condizioni di sicurezza per tutti i bambini. Però Non ci sono sono chiamate molto qui. fiduciosa, molto ottimista. Ecco, in questo sono molto ottimista Questa perché penso che il lavoro che si sta facendo è un lavoro grande. vogliamo mandare oggi proprio questo, il messaggio di ottimismo. Sì. Anche perché l'Iria, oltre alla scuola, ovviamente anche
l'economia ne ha risentito. Tu che sei imprenditrice, qual è la situazione per quanto riguarda nel centro Sicilia? Allora, proprio nel mio paese a Serra di Falco c'è un focolaio abbastanza attivo, per fortuna riguarda la gran parte, sono familiari, quindi parenti molto stretti. Ieri abbiamo avuto anche la prima vittima al momento di Covid, per cui la situazione è veramente molto, molto tesa, una Pasqua veramente insolita. Insolito anche l'addio a questo nostro amico e compaesano. Devo dire una Pasqua molto, ripeto, molto insolita, ma nel contempo siamo fiduciosi. Un plauso va generale a tutti i cittadini di Serra di Falco che stanno rispettando veramente le regole anche in termini di funerale, quindi tutto quello che sono state le direttive istituzionali da parte del sindaco. E questo ha permesso appunto un maggiore restringimento della possibilità di contatto. È molto difficile, soprattutto come diceva poc'anzi, per chi ha bambini gestire una situazione in casa per così tanto tempo è veramente difficoltoso, però anche in qualità di mamma, insomma, diamo anche il nostro, stiamo facendo il meglio anche in questo. Praticamente ne parlavamo prima con Alessandro ieri o ieri l'altro, non ricordo, si è rafforzato il rapporto tra scuola, questo è molto bello, tra scuola e insegnanti, tra scuola e famiglia, tra scuola e tra studenti, proprio quindi a 360 gradi. Sì, Sì, dimmi. dicevo, ho letto proprio il bisogno da parte dei ragazzi e anche dei docenti di incontrarsi anche virtualmente. Noi abbiamo iniziato senza, diciamo, le videoconferenze, con strumenti più semplici perché non eravamo all'avanguardia in questo e preparati. Però dopo questo prima e abbiamo comunque avviato le attività, non abbiamo fermato il lavoro. Adesso proprio sono i docenti stessi, anche i bambini, che cercano il contatto diretto, visto che non si può arrivare al contatto fisico, quantomeno il contatto visivo. E ribadisco che senza il lavoro dei genitori, quantomeno al primo ciclo, non avremmo potuto ottenere i risultati che stiamo ottenendo. Alessandra, infatti, Alberto, se permetti, volevo dire una cosa. Infatti, veramente complimenti per il lavoro che state svolgendo, perché siete sicuramente fra le realtà più coinvolte. Chi ha bambini piccoli, vicini, o anche ragazzi più grandi, adolescenti, se ne rende conto. Quello che dicevi tu prima, quando hai pensato alla difficoltà del mantenere le distanze di un metro almeno per i bambini, per esempio, della scuola materna o delle primissime classi della primaria, e secondo me è proprio uno dei punti più importanti, perché è molto molto complicato, e quindi avete tutto il nostro diciamo, la nostra comprensione e il supporto possibile a ideare insieme metodologie per poterlo fare. Comunque, se tutti devo dire che la classe diciamo, dei docenti italiani si è rivelata veramente, ha risposto subito molto bene, e mi fa ovviamente doppiamente piacere sentire queste cose da te, per tanti motivi, ovviamente, perché capire anche che nella realtà, diciamo, di Mussomelio e delle zone limitrofe, tutto questo venga seguito con occhio vigile, ma nello stesso tempo con occhio amorevole e competente, mi sembra una cosa molto bella. E allora, padre Calogero, il fil rouge che nega il filo conduttore lega Napoli un po' a tutti per vari motivi. Tu l'abbiamo detto, sei priore a Napoli nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia. Antonio, possiamo anche dirlo, è sposato con Sono una napoletana. la moglie napoletana. E al sud siamo generosi in questa pandemia, pure se forse economicamente magari non siamo tra i paesi tra le zone più ricche dell'Italia e dell'Europa, però abbiamo una grande ricchezza interiore. Si parla tanto per ora di spesa sospesa, però il famoso caffè sospesa parte da Napoli. Quindi i poveri che aiutano i poveri. Noi, la sensazione è che c'è stata grande solidarietà. Questa era la prima domanda. Poi la seconda che volevo fare a Antonio Mistretta,
al professore Mister Etter. Tra l'altro, Non ci con sono professori stasera. una parentela, quindi è autorevolissimo dell'Istituto Superiore della Sanità, come sono tutti autorevoli gli ospiti che abbiamo, ben documentati ciascuno per il proprio campo, nel proprio campo. Volevo chiedere invece, forse i paesi e le zone più spavalde, mi riferisco alla Svezia, al primo approccio che c'era stato negli Stati Uniti e anche in Inghilterra, hanno pagato dazio, ma anche in Italia, probabilmente alla Lombardia, c'è stato un eccesso di sicurezza, mentre le zone a sud, oppure penso anche alla Grecia, che sono state più caute, più timorose, poi hanno avuto sono stati premiati, diciamo, la prudenza ha premiato. Però prima ancora vorrei, visto che abbiamo parlato di sole, abbiamo parlato di sud, vorrei che suonasse qualcosa il maestro Stefano Indelicato e poi ritorniamo su queste domande. In sovrappressione, voi continuate. Ringraziamo il maestro Stefano Indelicato per questa sublime interpretazione di O Sole Mio. Allora, al sud, ma chi ci ferma, padre Calogero, con questa generosità, con questa solidarietà? In sovrappressione, continuate a scriverci che ci sono i messaggi, noi li lanciamo, li leggiamo. Allora, ritorniamo. Quando parliamo di questo, mi viene in mente un proverbio che può sembrare un po' strano, mal comune mezzo gaudio. Tu dicevi poco fa, facendo riferimento, i poveri aiutano i poveri. È vero, è una realtà questa che tante volte non si percepisce o si pensa al contrario. Io vivo in una delle zone, diciamo bene, di Napoli, per cui è Napoli. Per sua natura è una città aperta, è veramente, veramente generosa, quindi si instaura un rapporto di fiducia con le persone, ma anche di fattività. Però da sempre, e questa è una cosa che ho sperimentato ovunque sono stato nel mondo in giro, le persone, diciamo, povere, identifichiamole Forse c'è qualche problema di connessione. E allora, le persone si stanno. riunioni, cioè chi è sazio non crede chi ha fame, ed è proprio la realtà, e credo che in questo periodo, al di là di quelle che possono essere le tradizioni e la necessità che ha fatto di questo, veramente ha fatto uscire il meglio nelle persone. Personalmente, come tante altre realtà, ma ho visto anche a Mussomeli, questo adoperarsi, mettersi in gioco anche con sacrificio, con un lavoro, uno sforzo fisico per aiutare gli altri. Questo è molto bello perché abbatte quegli schemi, scusatemi se lo dico, tante volte anche che sfiorano un po' l'ipocrisia, no? A Natale siamo tutti più buoni e poi 364 giorni all'anno ognuno va per i fatti suoi. Invece credo che anche un effetto bello nella tragicità di quello che si sta vivendo è questa attenzione verso gli altri, cioè quello che ho lo condivido. E io credo che questo sia un elemento da coltivare sempre. Quindi questa attenzione e questa sensibilità verso gli ultimi. Perfetto.
Professore Mistretto Antonio, e allora c'è stato forse, stanno pagando dazio chi ha peccato di spavalderia, di presunzione? Ma no, si tratta proprio di una concezione diversa. Beh, innanzitutto mi volevo riallacciare alla domanda che avevi fatto a Padre Calogero, perché a Napoli mi sembra di aver visto delle immagini bellissime di un paniere in cui c'è scritto chi può lasci, chi non può prenda. E questa è un po' la metafora, no, anche dell'anima napoletana. In realtà, guarda, perché ti posso dire che certamente intanto cominciamo da casa nostra. In Lombardia c'è stata una strana gestione. All'inizio si pensava che il virus non circolasse in Italia, quindi c'è da dire questo, mentre in realtà ormai molti sospettano che il virus fosse già presente già almeno un paio di mesi prima, almeno fra fine dicembre e primi di gennaio, anche in Italia. E hanno affrontato la questione avendo una sanità differente, di tipo differente, cioè in cui c'è molto, molto privato e molto poco, diciamo, nel territorio, l'accesso nel territorio. Questo ha avuto sicuramente delle conseguenze. Poi un'altra cosa molto grave è stata la gestione, diciamo, delle RSA, delle residenze dove ci sono gli anziani, e lì ovviamente abbiamo visto che purtroppo tante cose, tante magagne sono venute fuori. Ad esempio, un'altra cosa importante è stata che ai medici e al personale parasanitario, cioè tutti gli infermieri, tutti gli OSS che lavorano in ambito di assistenza medica, non sono state fornite i dispositivi di protezione individuale. Questa è stata una cosa molto, molto grave, quindi che riguarda un po' Scusami, l'area del nord Italia. Per quanto riguarda. volevo chiederti una cosa a proposito di mascherine. Tutti li producono, li produciamo griffate, non griffate, in maniera casalinga, industriale. Ma dove sono queste mascherine? Però non si trovano. Dove sono? Il problema delle mascherine è un problema. Però allora stiamo lasciando diciamo aperta la Svezia, l'Inghilterra, che era una cosa. Ci ritorno alle mascherine. Volevo dire appunto che ci sono stati degli approcci completamente diversi. A me quello che più mi ha sbalordito più di tutti è stato quello inglese, considerando che l'epidemiologia è una scienza di natura, è nata in Inghilterra. Le scuole di riferimento per tutto il mondo sono la London School of Hygiene e l'Imperial College. E quando io ho sentito il premier britannico che proclamava che cercavano l'immunità di gregge, io ho detto: o non abbiamo capito niente, nessuno di noi, su che cosa sia l'immunità di gregge, oppure questa è una follia, cosa che infatti si è venuta a creare. In Svezia, sai, è una questione di mentalità. Lì loro hanno questo approccio che tutto deve passare attraverso la libera scelta, il libero arbitrio, e hanno, diciamo, certamente una coscienza civile diversa rispetto alla nostra, però quello che è certo è che in questa maniera il contagio non lo bloccano, ma lo aumentano. Quindi anche loro devono per forza virare verso misure più forti di come si chiama adesso, lockdown, di restrizioni da quarantena. Per quanto riguarda invece il discorso delle mascherine, ti devo dire che purtroppo il problema serio è che non ce ne sono abbastanza, perché per tanti motivi, e per motivi economici e per motivi pratici, era stata demandata praticamente la preparazione delle mascherine alle industrie che proprio, guarda, manco a farla apposta, cinesi. Quindi c'è venuta proprio una. Cioè l'Europa non ha avuto una risposta unitaria, nel senso che non si è pensato a prenderli in tempo. È stata un po' bruciata, secondo me, troppo veloce, troppo rapidamente, e quindi mascherine non ce ne sono a sufficienza. Ma adesso però le cose stanno cambiando. L'Istituto Superiore di Sanità, per esempio, ha già dato alcuni pareri positivi per avere il marchio di garanzia, perché voi capite bene che un conto è mettersi una mascherina così che non ha nessuna
efficacia, diciamo, documentata, un conto è di mettersi una mascherina che ha un'efficacia filtrante. Ma bisogna spiegare bene anche che non tutte le mascherine sono uguali. Quando noi ci mettiamo la mascherina chirurgica, in realtà noi proteggiamo gli altri, è un gesto di altruismo che facciamo. Quindi se io mi metto la mascherina chirurgica, Alessandra e Alberto, e padre Calogero e la nostra amica Lidia si mettono la mascherina chirurgica, tutti noi ci proteggiamo e mantenendo la distanza di sicurezza evitiamo la diffusione del virus. Invece le famose mascherine che un po' tutti hanno cominciato a conoscere, quelle con la valvola, cioè le FFP1, FFP2 e P3, in realtà sono mascherine che servono a proteggere chi le indossa e non chi c'hai davanti. Quindi diciamo che mentre la mascherina chirurgica potrebbe avere un senso di altruismo, diciamo, la mascherina con la valvola ha un senso di custodia, di tutela. E non è sbagliato neanche questo. Però purtroppo, siccome non ci sono disponibili allo stato attuale, la raccomandazione è di lasciare le mascherine per il personale sanitario, perché il personale sanitario stesso non ce l'ha. Quindi le mascherine dovrebbero avercele tutti i medici, tutti gli infermieri, tutti quelli che lavorano in ambito di assistenza e poi ovviamente tutti quelli che sono esposti e diciamo che hanno altro tipo di assistenza, per esempio mi rivolgo a chi lavora nei supermercati, chi lavora nelle farmacie, tutto questo. Quindi adesso speriamo, io sono certo che nel giro di poco adesso le forniture, ecco questo è un altro messaggio positivo, visto che è la puntata di Pasqua, le mascherine si dovrebbero cominciare a trovare. Però bisognerà capire appunto e poi non si possono riutilizzare, c'è tutta una. Io vi invito a seguire le indicazioni solo dei siti attendibili, per esempio il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, non Cicero Prodomo sua, ma perché in effetti è un sito in cui si dà l'informazione senza interpretazioni, o quello dell'OMS, per chi parla inglese o francese, o del Ministero della Salute. In questi siti viene anche spiegato come indossare la mascherina, perché io ho visto anche per strada a Roma gente che innanzitutto che indossa la mascherina quando non dovrebbe, perché se io cammino da solo per strada non ho motivo di mettermela la mascherina, soltanto se interagisco poi con qualcuno, e poi la mettono male, non la mettono in maniera bene, la tolgono in maniera sbagliata, e questo è pure un discorso che porta però lontano. Perfetto. Allora, Liria, grazie. Ora poi sulle fake news ritorneremo. Liria, diciamo che questa era, l'abbiamo definito quarantena. Volevo che facessi vedere le immagini, non voglio dire spettrali, però inusuali, del Venerdì Santo. Immagini che ci ha dato il nostro, che ha raccolto il nostro Francesco Imbesi, che poi faremo intervenire. Com'era il venerdì, Venerdì Santo di Mussolini, rinomato in tutta la Sicilia, per non dire in tutta Italia. I riti pasquali della Settimana Santa, gli italiani sono conosciuti in tutto il mondo. Intanto tante persone stanno salutando e noi ricambiamo, li saluteremo. Sì, man mano sto salutando anche io, ecco perché faccio un po', sono tra Perfetto. virgolette anche su Facebook a rispondere. Però stiamo Quindi. parlando di messaggi di sovraimpressione. Sì, devo fare un'impressione, sì. Dicevo, quindi vorrei che facessi vedere le immagini del Venerdì Santo, di questo Venerdì Santo, sono immagini quasi surreali, sembra un film catastrofico, apocalittico, e le immagini invece di 2 anni fa che avevamo ripreso noi in timelapse per fare vedere la differenza. Ok. Possiamo? Possiamo, vi condivido lo schermo, solo un attimo il tempo della condivisione. Ditemi se iniziate a vedere qualcosa. Condiviso? No, Ancora non ho condiviso. no. Allora, riprovo. E allora, nel frattempo, vuoi suonarci qualcosa, Stefano? A tuo piacimento. Va bene. Peraltro anche Stefano è insegnante qui.
Grazie. Allora, intanto vediamo le immagini, di 2 anni fa. Queste le abbiamo girate in time lapse. Questa è la piazza di Mussomeli, dico bene, Alberto? Dove avviene la crocifissione e poi la deposizione del culto, Verdi Santo, quindi migliaia di persone. Lo possiamo, poi magari ti fermi quando l'immagine nel giro di 20 minuti la piazza si riempie all'inverosimile. Ok. Tra l'altro si vede solo una parte. E vediamo invece com'era quest'anno. Quest'anno è così. La vedete? In questo momento vediamo ancora il video. No. Dovresti metterlo a schermo intero. Okay, solo un attimo. Ok. E allora, padre Calogero. Eccomi. La celebrazione c'è stata, però non voglio essere blasfema, è come se fosse stato, per carità, un concerto senza spettatori, un po' strano. Beh, però c'era l'artista. Certo, l'artista era principale, o perlomeno un concerto. Era una presenza diversa, diciamo una presenza virtuale. Oggi abbiamo visto come anche attraverso i mezzi di comunicazione comunque c'è stata questa comunione nel senso di partecipazione alle attività culturali e alle celebrazioni pasquali, quindi è stata anche abbastanza significativa. Vedevo proprio l'altro giorno nel video, in un video del Papa a Piazza San Pietro, una piazza vuota, ma non so quante migliaia di persone erano collegate in quel momento. Quindi, milioni forse. Ecco, è un concetto diverso di partecipazione. Certo, manca la fisicità, ma comunque c'era una presenza diversa rispetto a quella che siamo abituati. Forse per i bambini oggi è più, o per le nuove generazioni, è meno dolente rispetto a noi che ormai siamo un po' superati, che abbiamo bisogno anche del contatto fisico. Che ha la sua da Mussomeli, guardare questa immagine di Mussomeli, Piazza Umberto, l'ho ascoltato il venerdì. Si vede adesso? Sì, si vede. Sì. Che impressioni? Giro di impressioni. Padre Calogero. Beh, io la vedo ben poco da Napoli, diciamo realmente la piazza così vuota, però mi sembra più un tramonto invernale quando iniziano le serate fredde d'inverno e la gente rimane in casa, diciamo, al calduccio familiare. E quindi nessuno in giro. Però è triste vedere le città vuote. Alessandra. Ma se non sbaglio c'è stato un flash mob a Mussomeli venerdì pomeriggio, nei balconi molti hanno suonato e anche messo la musica sacra che caratterizza il nostro Venerdì Santo, quindi anche se fisicamente distanti si è stati vicini virtualmente e ancora di più forse attaccati alle nostre tradizioni. Anche qui voglio vedere il lato positivo di questa situazione. Sicuramente il prossimo anno, almeno mi auguro che aprile del prossimo anno sarà possibile vivere alla vecchia maniera le nostre tradizioni, il nostro venerdì, il triduo pasquale, e sicuramente lo vivremo con un'altra consapevolezza, con maggiore consapevolezza lo assaporeremo di più. Siamo tutti coscienti che è una pausa, un momento di pausa, non è la fine, non è il cambio, ma è una pausa. Sicuramente ci cambierà, lascerà un segno che ci porteremo dietro per tanto tempo, però si ritornerà a vivere in maniera diversa, ad essere di nuovo cittadini del mondo, non chiusi nelle nostre case. Questo credo ci stia aiutando a sentirci ancora di più uniti e comunità. Io lo vedo con la scuola. Abbiamo percepito questo con i docenti, proprio questa responsabilità, quella di essere la comunità educante che è entrata nelle case, nelle famiglie,
E abbiamo, siamo andati alla ricerca di tutti. Il nostro motto è stato non uno di meno, perché sapete, ci sono le famiglie, appunto, abbiamo detto alle spalle, ci sono ragazzi che hanno risposto subito, ragazzi o bambini che non hanno risposto subito, ma noi siamo riusciti, grazie alla caparbietà dei docenti, lo devo dire pubblicamente, li ringrazio, che hanno tempestato di messaggi, di telefonate le famiglie e i bambini, sono riusciti a riportarli all'interno di questa grande carovana che è appunto la scuola. Quindi ci stiamo scoprendo più uniti. È vero che siamo distanti fisicamente, però ancora di più uniti, lo vedo nella scuola e in questo caso appunto come comunità bussomelese che ha delle tradizioni che sono delle tradizioni meravigliose, che i giovani continuano a sentire proprio. Penso che il prossimo anno lo vivremo con grande intensità. Intanto io do il benvenuto, buona Pasqua a Gera Bertolone che è in collegamento dalla Francia. Ciao, buona Pasqua a tutti, ciao. Gera è un agente musicale, un artista, musicista, cantante. Com'è la situazione in Francia? Beh, la situazione in Francia penso che anche un po' come l'Italia, tutto bloccato dal 17 marzo. Tutto immobile, tante incertezze, dunque siamo tutti in attesa, adesso tutti siamo in attesa al discorso del presidente che farà domani sera, aspettano che il presidente dia qualche speranza di, come si dice qua, déconfinement, come si dice, di uscire da questa quarantena, ma non è un dicono che forse lo faranno progressivamente perché le imprese hanno bisogno di lavorare, però non lo so, ci sono molti dubbi, non si sa niente, quindi non certo sentiamo molti amici che sono in Italia, in Sicilia, è vero che qui a livello umano c'è molta serenità, almeno noi per ora siamo in campagna perché abbiamo lasciato Parigi il giorno prima di essere messi in quarantena, perché abbiamo pure la casa in campagna, abbiamo pure questa grande fortuna e quindi però noi quando andiamo a fare la spesa incontriamo delle persone, c'è molta, molta calma, la gente non si guarda male, non sta lontano, si fa la spesa normalmente, non tutti hanno le mascherine, la gente è molto composta, non c'è non si fa mai una fila per fare la spesa, per esempio come si fa in Sicilia, c'è sempre poca gente, la gente ha un senso sono composti, ecco qui, dunque, e quindi questa cosa ci fa vivere meno stress. Per quanto riguarda l'aspetto artistico, noi siamo molto in dubbio, non si suona, non si lavora da tanto tempo ormai e non si sa quando si ricomincerà. Dunque, gli artisti tra le categorie forse più a rischio, più vulnerabili, meno protette, mi dicevi. Sì e no, perché qui gli artisti, c'è un sistema di intermittenza dello spettacolo, dichiarano le loro date, quindi ogni anno, ogni mese percepiscono una specie di disoccupazione di artisti, quindi gli artisti diciamo che erano in questo sistema lo mantengono in questo momento, ma certo che gli altri artisti che lavoravano in nero, come tutta la gente che lavora in nero nel mondo, è molto penalizzata, non ha nessun introito, non ha nessuna certezza. Quindi qui in Francia il sistema sociale, di previdenza sociale degli artisti è molto organizzato rispetto all'Italia. Però se questa crisi dura troppo tempo, anche quello collasserà. Sì. Per le imprese di eventi artistici, di produzione di spettacoli come la mia, è disastroso. Zero. Completamente dal mese di marzo, aprile, non si sa, perché anche lo dicono, anche quando finirà la quarantena, gli spettacoli, tutta l'organizzazione di spettacoli, quello che è nelle
negli eventi culturali sarà l'ultima cosa che ricomincerà, quindi penso l'inverno prossimo, non prima. Allora, io ho parlato con diversi ristoratori, diversi esercenti, mi dicevano che il problema non è solo il passaggio alla fase 2, il problema sarà anche l'aspetto psicologico, perché il timore è che le paure delle persone cambieranno, come hai detto tu, il nostro stile di vita, al di là dell'aspetto economico, perché c'è stato, quindi le finanze abbiamo meno possibilità, si uscirà di meno. Però anche per paura le persone, mi diceva un ristoratore, chi verrà Alberto? Il nostro timore è che questa situazione, questa fobia continuerà anche No, a... Alberto, io sono abbastanza, invece penso che sì, all'inizio sarà così, ma condivido un po' l'ottimismo di fondo di Alessandra. Cioè, secondo me, poi alla fine invece ci si riabituerà un attimo a tornare. Il problema sarà che per un periodo di alcuni mesi, che purtroppo ancora non sappiamo dire quanti, anche nella convivialità, quindi per esempio ai ristoranti, ai bar, bisognerà stare attenti a rispettare le distanze. Quindi significherà che ci sono dei ristoranti che sono più grandi, che hanno spazi più grandi e devono prendere comunque la metà almeno dei clienti, distanziare, mettere poche persone per tavolo. Quindi cambierà proprio per un po' di mesi anche il modo di aggregarsi e questo lo dobbiamo mettere in conto. Ma sono sicuro che nel momento in cui tutto sarà alle spalle, che ci auguriamo avvenga nel giro di insomma, quanto prima, quando è possibile, quando sarà possibile, psicologicamente la risposta, la ripresa ci sarà. Sarà un vero problema quello di rimettere in moto poi la macchina economica, ma quella non è mia pertinenza di campo, ovviamente, però quello è certamente molto importante pure perché poi partirà tutto da lì anche. Io penso che i comportamenti, così come giustamente avete fatto notare in tanti, soprattutto al sud, sono stati diciamo abbastanza ben seguiti. Certo, le trasgressioni ci sono in tutte le parti, abbiamo visto anche in Lombardia, io non mi sarei mai aspettato in Piemonte che non mi sarei mai aspettato questa, diciamo, scarsa adesione di tante persone, di alcune persone, non di tante, per fortuna anche là. E lo stesso è accaduto al sud. Io penso che, dicevo che velocemente poi la gente si abituerà, a questa fase di transizione e altrettanto velocemente mi auguro possa ritornare, quindi questi timori giusti che hanno gli esercenti, i proprietari di ristoranti o di locali dove si va per convivialità, ma così come anche il mondo dello spettacolo, immagino i concerti, immagino il teatro, e tutto all'inizio sarà differente e poi probabilmente torneremo in una maniera diversa ma molto simile a come eravamo prima. Cioè, certamente è una cosa che lascerà la traccia, eh? Non penso che ci dimenticheremo presto, velocemente, però penso che altrettanto velocemente poi l'uomo ha risorse per tornare ad avere una qualità di esistenza, diciamo, il più possibile, sufficientemente adeguata allo standard a cui eravamo abituati. Anche se personalmente penso che il periodo di transizione sarà la cosa più complessa da gestire. Sì, infatti c'è anche una task force. Pare Calogero, a Napoli le misure anticontagio, distanziamento sociale, i contagi, come vanno? Come si sta vivendo in questa città bellissima che è Napoli? Tenere a bada Napoli è un'impresa, quindi, però confrontandomi con persone c'è una differenza dovuta anche ai vari contesti sociali, che sai, Napoli è una realtà molto molto eterogenea, cioè tu a 100 metri di distanza provi una realtà totalmente diversa da quella che puoi vivere. Questo implica anche comportamenti sociali totalmente diversi, sebbene la città è unica. Mi dicevano, ad esempio, mentre nella zona qui a Chiaia non vedi veramente nessuno in giro, si esce, si è rispettosi delle regole,
mi dicevano che in zone come la sanità o altri luoghi la gente o un po' per stanchezza o un po' perché comincia ad avere anche fame, un discorso questo da non sottovalutare, perché chi vive alla giornata, chi campa della giornata, dopo 30 giorni qualche domandina ce la dobbiamo anche fare, no? Da questo punto di vista, chi ha necessità anche di uscire, e quindi c'è un po' di rilassamento. Credo anche che qualche volta passa un messaggio sbagliato, cioè è finita la crisi, ricominciamo, ricominciamo. Per la gente questo ricominciare suona come, o volutamente viene inteso come, ormai è passata, usciamo, e non è così, lo sappiamo perfettamente. Quindi se devo essere sincero, da quello che vedo e da quello che sento, diciamo che è una città che ha risposto in maniera molto molto ordinata, forse anche contro ogni aspettativa, alle regole, e credo che tutti hanno avuto questa comprensione che sacrifichiamoci oggi per vivere meglio domani. Infatti io vedo anche persone con le mascherine, forse c'è una mancanza di informazioni, ha fatto bene Antonio poco fa a chiarire le diverse tipologie di mascherine, di cui poco si parla. Io mentre Antonio parlava sono un po' fornito, ecco, anche per farle vedere. Antonio, se sbaglio... Questa è chirurgica. È chirurgica. Sì. Io la indosso... Questa è altruista, questa è una mascherina che mi aspetto da te. Così, no? Sì. Questa invece è la maschera da cui io mi proteggo. Sì, però non so che F, e da qui non riesco a vedere che tipo è. Dunque, te lo dico subito. Intanto è originale, c'è il marchio CE, ed è una FFP3. Beh, questa è proprio la Ferrari delle mascherine. La Ferrari delle mascherine. No, non più già verso il prossimo. Queste dovrebbero essere in ospedale, vedi, questo è il punto. Il problema vero è stato che le strutture sanitarie non ne sono state provviste né di mascherine, di guanti, di tute. Quindi i poveri colleghi medici, infermieri e tutto il personale che ruota attorno sono andati incontro, infatti stiamo pagando un pegno altissimo in termini di mortalità fra i miei colleghi medici e colleghi infermieri, molto molto forte, molto forte, e che in una nazione come la nostra è abbastanza inusuale. Però nello stesso tempo, questo proprio per riallacciarmi a Napoli, ho letto che il Cardarelli risulta essere uno degli ospedali da questo punto di vista esemplari, cioè nel senso che la tanto vituperata sanità del sud poi alla fine invece sta, per fortuna, per adesso, non per adesso, diciamo, sta reggendo bene. Sì, tutto provviso anche di speranza, no? Proprio sì. Qualche giorno fa, mentre si è nel vivo di questa emergenza, di questa tragicità, gli ospedali che ormai sono saturi, eccetera, mi diceva un mio amico medico del dipartimento, capo dipartimento, proprio del Cardarelli, al centro trapianti dei fegati, che sono riusciti a trapiantare un ammalato, diciamo, un trapianto di fegato. Vediamo questa ambivalenza, no? Il dolore, la sofferenza, a volte anche la morte, però dall'altro lato si combatte anche per la vita, e quindi la vita che continua. Questo è molto bello, questo è il non perdere la fiducia, anche andare avanti nonostante tutto. Questo è tipico del sud, della generalità dei napoletani, ma anche dei siciliani. Allora, Alessandra, nel frattempo vorrei che Gera si preparasse magari con la chitarra, con qualche strumento, in modo tale che si potrà allietare con le sue doti canore. Alessandra, mi pare che a Mussomeli le persone siano abbastanza disciplinate, noi lo abbiamo raccontato, no? Sì, a Mussomeli la sensazione che io ho avuto appunto è quella di un rispetto delle regole. Credo che sia anche legato al fatto che siamo una piccola comunità. Le piccole comunità forse sono più semplici da gestire, sicuramente dietro c'è tanto lavoro da parte delle amministrazioni locali che gestiscono un po' il controllo, però le piccole comunità, a mio parere, così come anche le piccole realtà scolastiche, sono più semplici da controllare e da gestire.
c'è molto senso molto senso di responsabilità. Almeno io lo vedo quando esco per fare la spesa, oppure mi è capitato di dover uscire anche per lavoro. Ho visto le persone che mantengono le distanze, che non è, diciamo, come dire, solo timore, ma proprio rispetto, timore per se stessi, ma il rispetto dell'altro. Diciamo, abbiamo cambiato veramente la nostra. Questo un po' mi mette tristezza, spero che possiamo poi dimenticarlo al più presto e cambiare nuovamente abitudine. Noi che siamo sempre pronti all'abbraccio, al dialogo, ci siamo ormai abituati alle distanze. Questo lo noto appunto quelle poche volte che mi trovo, diciamo, per strada e incontro gli altri. Da noi funzionano, diciamo, il distanziamento c'è, si rispettano le regole e questo si sta dimostrando, diciamo, utile, fondamentale, perché abbiamo la fortuna, ecco, di non avere casi, almeno conclamati. Sì, c'è solo un caso di positivo, Sì, però niente di sotto controllo, però il suo sintomatico. comportamento sarà stato sicuramente un comportamento esemplare perché non l'ha trasmesso appunto a nessuno. A proposito di rispetto delle regole, osservanza delle regole, Liria, una regola importante è stare a casa e noi al luogo, a tal proposito, abbiamo lanciato un tempo addietro, un concorso che si conclude oggi. Ne vogliamo parlare? Sì, vi ricondivido lo schermo. Sì, Un cioè, tu ti stai preparando nel frattempo? Sì, ok. No, Gerard, dovrei essere un attimo più veloce. ti stai preparando? Sì, c'è Raresh qui, è pronto. È arrivato anche Raresh, violinista. Ok, eccolo qui. Ci Perfetto, sta. lo condividiamo subito. Ok, allora spieghiamo. Allora, vi spiego il progetto, lo spiego anche un po' a chi ci sta ascoltando da casa. È un contest fotografico riservato ai non professionisti, comunque amanti della fotografia, un progetto sociale. L'obiettivo è di sprigionare un po' la fantasia, restando a casa alle quattro mura domestiche, e realizzare attraverso scatti fotografici uno scatto particolare inerente alla cucina, che sia un gesto, un rito, una tavola apparecchiata in maniera insolita, un piatto preferito dalla famiglia. Il contest si chiama Io scatto da casa e ha proprio l'obiettivo di stimolare la creatività in casa con i bambini, con la famiglia. Abbiamo già ricevuto tantissime foto, siamo intorno alle 120 fotografie in poco meno di un mese. Il contest scade oggi, quindi oggi è l'ultimo giorno per poter partecipare. Intanto, voi vedete lo schermo. Sì, lo vogliamo. Quindi affrettatevi, scade oggi, amici. Ricordi anche i premi, ci sono diversi buoni Amazon. Queste sono alcune fotografie che pubblicate di recente. Per votare, ne prendo uno a caso, facciamo i bimbi, giusto Ok, i bimbi che sono. per dare anche a loro un po' di spazio. Cliccare sulla foto, scendere, poi in basso vota qui. Vota per questa foto. Qui trovate tutti i voti che ha la foto, il titolo e l'autore. Entro oggi a mezzanotte si chiude il concorso e c'è anche la stessa tipologia di concorso, è presente anche sulla pagina Instagram di Castello Incantato, e per la fotografia che riceverà più like sulla pagina Instagram di Castello Incantato riceverà anche un ulteriore premio. Quindi affrettatevi e partecipate. Vi tolgo lo schermo. Devo dire che è stato molto partecipato come contest, molto apprezzato anche dai follower di Castello Incantato. Un'iniziativa molto, molto gradita, un po' diversa dal solito, ecco, che ci, diciamo, toglie lo sguardo, diciamo, alla negatività, di questi giorni.
Perfetto, grazie a Liria che è stata puntuale. E allora, buona Pasqua, auguri, buonasera anche a Rares. Ciao Alberto, buonasera a tutti quanti. Salve. E allora, cosa ci fate ascoltare? Ma vi facciamo ascoltare un'antichissima melodia siciliana che ha un testo che è molto coerente con il momento che stiamo passando. Il testo dice: Se fossi pesce il mare passasse, e se fosse acciaio il giorno ti avvenisse. Vucca cu vucca ti vorrei vasare, viso cu viso ti vorrei parlare. E queste sono delle melodie che sono state già raccolte alla fine dell'Ottocento da un etnomusicologo siciliano ed erano molto più antiche. Quindi la distanza che però la stiamo Sì. subendo, non subendo, dobbiamo aspettare. Se fossi pesce mari passassi e se fosse certo mi Complimenti a Gera Rares, in diretta Non so come alla si sente, però. con tutti i limiti ovviamente dell'amplificazione, ne sa qualcosa Riccardo Pipero, quando è difficile amplificare gli strumenti. Buonasera, buona Pasqua e benvenuto. Ciao, ciao a tutti, salve a tutti. Ciao. Ciao Riccardo. Riccardo, come stai tu che sei un produttore, un affermato produttore musicale, come stai? Come stai trascorrendo? Chi è che continua a ricevere messaggi? È No, era Salvatore. Salvatore, facciamolo entrare, Salvatore. Sì. Guarda che tu sei stato ammonito già, perché per i suoni, da te, Allora, mettiamo il vivo, sì. l'immagine può andare malissimo, ma il suono deve uscire proprio diafano, bellissimo. Allora, come stai trascorrendo questa Ma quarantena? io, come tutti, la sto trascorrendo a casa, perché rispetto le normative da persona civile. E quindi sono a casa, sto a casa, cucino, faccio le pulizie di casa, ne approfitto per riflettere un po', mi sto aggiornando su quello che riguarda il mio lavoro, sui nuovi software, sulle nuove tecnologie. Penso quello che un po' tutti dovremmo fare in questo momento è pensare soprattutto a come ripartire. Quella è una cosa che sto elaborando molto in questi giorni, perché secondo me sopravviverà chi sarà pronto alla ripartenza, chi sarà più preparato degli altri. Io lo vedo come una sorta di maratona dove c'è un nastro e tutti siamo lì pronti per partire. Quando il nastro si taglia, vince chi arriva prima, chi è più preparato, chi ha seminato durante questo periodo. Antonio, ti chiedo, il fatto che noi come paese siamo stati colpiti in Europa, siamo stati colpiti per prima, sicuramente è stato uno svantaggio, l'abbiamo pagato carissimo in termini di vite umane, però di questa disgrazia ne possiamo fare tesoro, nel senso che possiamo essere i primi a ripartire. Parlava appunto di ripartenza, quindi potremmo anche
utilizzare questa congiuntura negativa, questa circostanza sì. che abbiamo pagato per a nostro favore, no? Certo, no, io condivido le parole che sono state appena dette, perché in effetti è un momento di opportunità questa crisi, come tutte le crisi c'è sempre, si può trarre un'opportunità, l'opportunità innanzitutto è che di modificare tutto quello che è superfluo e che faceva perdere tempo e che distraeva, e dello stesso tempo condivido anche il fatto di non sprecare questo tempo che noi stiamo vivendo tutti un po' addormentati, tra virgolette, per proprio mettere i semi. Esattamente la metafora che è stata usata mi è piaciuta molto, cioè bisogna darsi da fare adesso per non lasciarsi, per non farsi cogliere impreparati nel momento in cui poi tutto questo dovrà, gioco forza, per fortuna, speriamo prestissimo, anche se tanto prestissimo non sarà, ma non sarà nemmeno tardi, questo voglio dire, io sono sicuro che i tempi potrebbero essere quelli per poter meditare e cambiare tutto quello che è possibile fare. Questo vedo che anche Alessandra parlava appunto dell'impegno anche dei concittadini di Mussomeli. Voi sapete, io non sono né nato né cresciuto, ma ho la mia famiglia paterna lo è, possiamo svelare che c'è un legame di parentela fra Alberto e Alessandra e me anche. E io ho sempre avuto molto forte questo legame con Mussomeli, pur appunto essendoci andato sempre soltanto di sfuggita o di vacanze, o quando c'erano mia nonna Maria o il nostro zio e nostra zia. Però il punto è che secondo me questa realtà così, diciamo, particolare, così speciale, quale può essere quella di un paese come Mussomeli, poi può essere un paradigma da portare in maniera positiva anche al di là del vallone. Cioè, nel senso che secondo me Mussomeli in tante circostanze è stata sempre un centro molto più diciamo evoluto rispetto agli stereotipi che potevano esserci. Io personalmente, e qui sono molto onesto, critico moltissimo la questione della viabilità e dell'accesso, che rende veramente complicatissimo da tutte le parti raggiungere Mussomeli, e questo è veramente un grande handicap. Però la popolazione mussomelese mi è sempre sembrata, anche dai racconti che sentivo fare a casa a mia nonna, a mio padre, ai nostri genitori di com'era un tempo e di com'è anche adesso, secondo me è un centro che può essere, diciamo, da esempio per gli altri, per i comuni, non soltanto del Vallone, ripeto. Sì, c'è stato sempre, dici bene, c'è stato sempre un gran fermento culturale, ma da un bel po' di tempo, tu conosci bene la storia, quindi è storia antica che si perpetua tuttora, anche grazie alla scuola, perché forma bene, anche per, grazie, se permettete, al giornalismo, perché informa. Comunque, grazie a varie componenti, confraternite, le varie associazioni sodalizi, c'è veramente una vita culturale attiva. No, Alessandra? Sì, sì, la scuola in questo sicuramente ha un ruolo fondamentale. Sia la scuola del primo ciclo che la scuola del secondo ciclo. Sapete, a Mussomeli è presente anche sono presenti anche delle scuole superiori e ci sono diversi indirizzi. Diciamo, sì, la scuola ha un ruolo fondamentale in questo. I nostri giovani sono, come diceva bene Antonio, come lo siamo tutti, isolati, diciamo, dalle condizioni del territorio e dalla viabilità, che è pessima, però non sono aperti, ecco, aperti al mondo, e questo sicuramente è grazie alla scuola, che ha fatto e che continua a fare tanto. E la come scuola dicevo, è una tradizione antica, perché le scuole di Mussomeli sono, se mi lo so appunto per esperienze familiari, sono sempre state scuole molto ben
articolate con ottimi insegnanti, ma anche 100 anni fa, non, e questo sì. Si vede a distanza di tempo. Una lunga tradizione, sì, una lunga tradizione, e questo, i risultati, insomma, si vedono nel tempo. La scuola in questo momento sta avendo veramente un ruolo fondamentale. All'inizio Alberto aveva fatto un paragone, no? Diceva che ci sono questi due pilastri della, un po' della nostra democrazia, che sono la sanità e la scuola pubblica. Sicuramente con le distinzioni dovute, perché chi lavora oggi nella sanità, negli ospedali, in questo momento sono veramente in trincea e stanno facendo un lavoro che è... non si può paragonare a quello degli altri, però la scuola sta facendo un lavoro altrettanto importante, perché sta è un, come una, la spina dorsale, ecco, che sta tenendo uniti tutte le famiglie, perché in quasi tutte le famiglie ci sono dei bambini dai 3 anni ai 18 anni, quindi che si sono visti venire meno, ecco, la scuola. E la scuola sta reagendo e sta trascinando fuori da questo pausa, da questo momento di pausa, i giovani e anche le loro famiglie. Noi come scuola non siamo in pausa, noi stiamo lavorando il doppio, ma lo facciamo con orgoglio e con senso di responsabilità. Io vedo che i miei docenti lavorano veramente il doppio, perché non è soltanto assegnare un compitino, ma è dare un feedback, valutare e continuare questa relazione educativa con delle modalità molto più complesse rispetto a quelle tradizionali. Però in questo stiamo facendo un lavoro che va al di là dal semplice educare i ragazzi. Stiamo veramente mantenendo unite la struttura della società, stiamo cercando di mantenere, ma siamo come una comunità, appunto, che si mantiene anche se distante, unite. Questo lo stanno facendo tutti i docenti, veramente, anche a volte in condizioni di difficoltà. Ci state riuscendo benissimo, Alessandra. E allora io mi devo scusare con un padre Calogero Rifiamma. Abbiamo avuto modo di sentirci, ha inviato un video che poi invieremo, trasmetteremo su Castello Incantato. In questo momento non riusciamo, anche perché ci sono parecchi ospiti che ancora dovranno parlare, graditi ospiti, non riusciamo, mi dicevano gli informatici, a trasmetterlo in diretta, però ci sarà occasione. Io, per farmi perdonare, voglio dedicare un pezzo, ovviamente lo seguiranno Gere Rares, dedicato a padre Calogero Rifiamma e a tutti i mussomelesi che sono in giro per il mondo, che ci stanno seguendo. Un qualsiasi pezzo siciliano, un pezzo allegro, siciliano, dai. Potete fare qualcosa, sì, abbastanza, quello che volete, io mi fido dei vostri gusti, siete professionisti. Vabbè, facciamo un pezzo allegro siciliano, così rimontiamo il morale. Va benissimo. Cattariburia la virrineggia, di notte la tua porta spirtusari, vedere gioia mia quando ti vedrà, quando ti spogli prima di curcari, io sempre ad un po' stetto si peggia, calacchia non va via, saranno urbani, passa la porta di sa sparcazze, che io stanotte ti venga a trovare. La 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 arrivavano gli specchi di rubari, e di ritorno Dio, chi ti manteni, che così peggia
mari, cose di mari. Scoprirà di gioia o negare, l'aria o tribolare, fastidinare. Lei, 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 la 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 la. Grazie, grazie a tutti i mussomelesi che abitano a Mussomeli ma in giro per che ci stanno seguendo. I complimenti qualificati di Riccardo Pipero. E allora, Antonio, Padre Calogero, Alessandra, allora, io vi ringrazio innanzitutto per essere stato, per aver dato un contributo veramente prezioso. E vorrei, allora, vorrei che ora ognuno di voi esprima il suo messaggio curale. Vi do un minuto di spazio autogestito, 60 secondi gestito per salutare come volete, e dopodiché diamo spazio anche agli altri ospiti, così io anche vi libero, vi ringrazio per essere stati pazienti e siete stati gentilissimi ad essere qui presenti a Pasqua. E vi ringrazio a nome di Castello Incantato, a nome personale, a titolo personale ovviamente, e a nome dei tanti visitatori che ci stanno ascoltando e che vi hanno seguito con interesse. Iniziamo sempre da Alessandra per un discorso di galanteria. Credo che saranno d'accordo Padre Calogero e il professore Mistretta. Allora, che dire, rinnovo i miei auguri di una serena Pasqua, ringrazio la redazione di Castello Incantato, Alberto, mio caro cugino, per avermi coinvolta. Lui sa che io sono molto, diciamo, non sono avvezza a queste cose, non amo molto mettermi in mostra, però l'ho fatto volentieri per condividere con voi le mie esperienze e la mia riflessione in questo momento. Io sono ottimista per natura, guardo sempre il lato positivo e lo sto vedendo anche in questo momento. Penso che, come diceva poco fa Riccardo, dobbiamo in questo periodo anche cominciare a pensare al dopo, e questo lo faccio sia a livello personale sia come dirigente, con la formazione dei docenti, con quello che dovremo fare per colmare eventuali lacune che stiamo purtroppo creando in questo momento, quindi con il prossimo anno. Non vedo l'ora di avere di nuovo le classi piene, di rivedere tutti i bambini, di ritornare a quella che è la normalità, una normalità che però potrò apprezzare di più proprio perché ho vissuto questo, questo momento, questa criticità. In tutto appunto c'è la possibilità di vedere il positivo e di imparare. Quindi facciamo tesoro di questo momento di pausa e speriamo che al più presto possiamo ricominciare la nostra vita normale con maggiore consapevolezza. Tanti auguri, una serena Pasqua a tutti voi. Grazie ad Alessandra Camerota, dirigente dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Mussomeli di Campofranco. Buona Pasqua e auguri. Auguri. Grazie. Grazie per essere stata con noi. Grazie. Grazie. Arrivederci. Oh. Arrivederci. Antonio. Allora, io sarò molto rapido, ti ringrazio Alberto innanzitutto per avermi coinvolto, tu sai che io sono molto legato alle radici mussomelesi, appunto, quindi mi fa molto piacere essere presente seppur virtualmente, perché non lo sono mai troppo fisicamente a Mussomeli, però parenti, amici, soprattutto tanti parenti, anche voi stessi, te Alessandra. Quello che volevo dire è un augurio di, innanzitutto cerchiamo di stringere adesso, come si suol dire, la cinghia in questo momento, perché il rispetto di queste
di queste regole che ci è pesante per tutti, ma vedrete che ci porterà con una più facilità a lasciarci alle spalle questo momento. E il mio augurio è quello di tornare velocemente ad abbracciarci e di tornare velocemente a stringere le mani e di tornare a una vita, forse come avevo anche accennato poco fa, secondo me con dei valori un po' meno travolti dalla corsa della quotidianità, così come purtroppo negli ultimi decenni stava accadendo. Il mio augurio è proprio quello che sia un passaggio, non solo questa Pasqua, ma tutto questo periodo, un passaggio verso un'era di serenità, e questo è il mio augurio per tutti. Grazie, 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 è stato bello avervi incontrato e conosciuto. Un saluto a tutti voi e a Padre Calogero. Ci sentiremo presto per quel progetto di cui abbiamo accennato fuori scena, insomma, fuori trasmissione. Grazie, grazie a te. Grazie a voi, a tutti, a tutta la famiglia. Grazie per essere ciao. Sempre. Grazie, arrivederci. Grazie al personale MSetto dell'Istituto Superiore della Sanità. E allora, nel frattempo è arrivato anche Salvatore Nigrelli, a cui diamo il benvenuto, buona Pasqua. Però non lo ascoltiamo. Buona Pasqua, Alberto, buona Pasqua. Okay. Dal commento di Paolo sento che mi avete già sentito, forse, perché riuscivo, stavo cercando di riuscire a parlare in una maniera mezza. Padre Calogero, è un'impresa, è stata un'impresa. Padre, sì, Alberto, Calogero, dimmi. E allora, il messaggio anche per te. Sì. Sì, guarda, io voglio solo augurare il meglio, al di là degli auguri pasquali, chiaramente, della buona Pasqua per tutti, per tutte le famiglie di Mussomeli, per tutti quanti. Voglio veramente augurare il meglio per il nostro paese, per la nostra città, che sia un momento che passi subito e soprattutto che ci faccia riscoprire quei valori di solidarietà, non solo quella solidarietà materiale, perché la solidarietà materiale è importante, ma non è tutto. Io vorrei anche puntare sulla solidarietà morale, cioè sappiamo come oggi tante persone che vivono il dramma della malattia si sentono discriminati, si sentono giudicati, si sentono rifiutati. Evitiamo questi comportamenti, perché è una realtà che tocca tutti quanti. E allora la sofferenza di ognuno deve essere l'elemento che accomuna tutti. È triste tante volte, come ho avuto modo anche di vedere in alcuni casi, sentirsi rifiutati, quasi degli appestati. È la condanna peggiore che possiamo dare a una persona che già vive, o alla sua famiglia, che già vive il dramma della malattia. Ecco, che questi momenti ci portino veramente ad avere quell'animo iridiscente, cioè a guardare oltre le apparenze, ad avere veramente quell'umanità vera che ci permette di riscoprirci veramente in quella comunità, in quella fraternità di cui siamo parte e facciamo parte. Imparare a trascurare l'effimero e puntare, investire sulle cose essenziali. Io credo che sia questa la cosa che fa grande una società, e lo auguro per il nostro paese, per la nostra città, per Mussomeli. Anche se io non ci vivo, ma ci vengo qualche volta per qualche periodo di riposo, però è nel mio cuore, così come tutte le persone che conosco e anche quelle che non conoscono. Quindi il meglio è che, con una dose di fede per chi è cristiano e per chi crede, che il Signore continui a proteggere Mussomeli così come fino ad oggi l'ha protetta da questo male, da questo virus, e che tutte le famiglie possano godere, restando a casa e adottando tutti gli accorgimenti dovuti alla circostanza, e con la salute del corpo e anche quella dello spirito. Quindi una buona Pasqua e il meglio per Mussomeli e per tutti gli abitanti e per tutte le persone, ecco, di questo mondo. Quindi auguri, un abbraccio virtuale e un saluto a tutti quanti voi. Grazie per questo invito. Grazie a te per essere stato presente. Piacere di averla conosciuta, anche se per poco. Piacere mio. Ci vedremo qui a Mussomeli o a Napoli. Speriamo, io spero di tornare a Mussomeli quanto prima, perché sento il bisogno di un po' di aria di Mussomeli, però ci vediamo da Sorbillo a Napoli. Con piacere, con grande piacere. Ciao.
sarà un bel segnale se apre il bambino, vuol dire riapro le pizzerie. Detto bene, Riccardo. Allora vi aspetto all'apertura, vi offro io la pizza a Napoli, d'accordo? Allora, aspettiamo con piacere. Siamo in 12.000, i mussomelesi spazi del mondo sono 25.000. Offri la pizza a 25.000 persone. Sto scherzando, ovviamente. Padre Calogero è una persona eccezionale, sempre disponibile e sempre missionario, aiuta gli ultimi, sempre un riferimento. Certo, voglio darti una notizia di ieri. Tu sai che io ho costruito un ospedale in Perù con dei medici. È proprio dato perché me l'hanno chiesto, già l'avevo prestato allo Stato perché là stavano rovinati con la sanità, e ho dato la disponibilità che diventasse un ospedale Covid, perché la situazione comincia ad essere tragica pure lì. Quindi, e questo progetto porta il nome, porta anche l'animo di Mussomeli, e lo dico anche con orgoglio da mussomolese. Quindi penso che è una cosa bella, un motivo di vanto per tutti quanti noi. Sono persone dal cuore loro. Grazie a Padre Calogero, a presto. Ciao a tutti e buona Pasqua. Arrivederci. Ciao. Buona Pasqua. E allora, diciamo, bentornato a Salvatore Nigrelli, architetto. Ormai è un volto conosciutissimo di Castello Incantato, professionista affermatissimo, ma c'è sempre stata la trasmissione dello streaming, anche lui è una persona sulla quale si può contare. Salvatore, grazie. Come ti ho scorso la Pasqua, ovviamente in quarantena? Sì, ovviamente come tutti in quarantena, sono qua a Palermo, la sto trascorrendo nel migliore dei modi per quello che si può fare in questo momento, perché secondo me ci sono persone che stanno molto peggio di noi, quindi anzi dobbiamo essere contenti di riuscire a fare anche queste dirette, queste trasmissioni che ci allietano il pomeriggio, ma che ci permettono anche di capire che alla fine non stiamo così male, quindi possiamo anche, diciamo, cercare di tenere duro, perché prima o poi dovrà finire questo problema. Non sentire nessun rumore a Palermo, però è brutto da un certo punto di vista, perché vedi una città vuota, una città senza anima, però capisci che magari le cose stanno iniziando a girare nel modo giusto, e se si continua in questi posti probabilmente riusciremo a vincere questa volta. C'è qualche rumore, non so da chi dipende. Provo a parlare, credo che sia l'ultimo arrivato, Francesco Imbesi, il responsabile sul banco degli invitati. Buona serata. Sì, buona serata, però sembra che tu abbia comprato un organo Hammond, eh? No. E c'è qualcosa comunque, controlla l'audio. E allora, visto che tutti e due siete appassionati, abbiamo due musicisti, un produttore musicale, siete appassionati di musica, vorrei che faceste due richieste ai nostri musicisti, Riccardo Pipor e Salvatore Nigrelli. Facciamo una richiesta a un genere, e così facciamo, alziamo il morale con la musica, che è una cura, Riccardo ne sa qualcosa, per l'animo, no? Sicuramente. Sì, sicuramente ottima. Abbiamo per ora, in questi giorni, ho sentito spesso La Sera dei Miracoli di Dalla, non so se posso però mi ha colpito molto, perché siccome rappresenta una città che è Roma, descritta in una sera estiva dove c'era la vita che scoppiava, quindi questa contrapposizione mi ha colpito molto, e penso che in questo momento sentirla non fa male, perché ci dà molta forza per poter continuare in questo nostro essere rinchiusi al 41 bis, però dobbiamo cercare forza ovunque, quindi per me è una canzone che mi piace molto, spero che possiamo anche... Se Stefano c'è il repertorio? Stefano? Stefano non ti sente. Stefano, mi senti? Stefano, ce l'hai il repertorio la canzone? E poi ti libero. Non lo sentiamo. Secondo me non si sente. Comunque, Alberto, una cosa è sicura, che è meglio il nostro collegamento che quello della Presidenza del Consiglio quando mi fa... Sentite? Sì, è vero.
Bene, i giornalisti, quindi puoi stare, per esserne fiero. Mi sentite? Sentiamo, allora, ti hanno richiesto la canzone, ti libero Stefano, ti lascio andare. Allora, caro Gianluca, io posso accontentarti con un altro pezzo di Dalla, se per te va bene. Sì, assolutamente. Salvatore, no Gianluca. Salvatore, però, non Gianluca. Ah, scusa, scusa. Ho fatto un errore. Intanto ciao Riccardo. No, per me De Gregori, per me non è un problema, però una canzone italiana vorrei sentire. Diciamo la tipologia è quella, però una canzone italiana mi piacerebbe molto. Anche De Gregori. Sì, assolutamente. Va bene, allora questa penso che sia il caso di tutti. Grazie al maestro Stefano. C'è Paolo Pipero che sta conducendo a distanza. Grazie. Ciao Riccardo. Saluto in particolare. Ciao Paolo. E allora, grazie. Ciao Paolo. Ti liberiamo perché so che anche tu hai degli impegni e ti ringraziamo per la tua presenza e per le tue performance. Sì. Grazie, buona Pasqua. Grazie, ciao, è stato un piacere, ciao a tutti, ciao e buona Pasqua e speriamo di vederci presto mamma, da parte mia, da un punto di vista fisico. Ma ci vedremo sicuramente. Sì, con piacere, ciao a tutti, ciao Gera, ciao Salvatore, scusa l'errore. Ciao, complimenti per l'Inter. Grazie. Ciao. E allora, Riccardo, ora è il tuo turno, devi scegliere una canzone, un genere, almeno un genere, perché poi... questo è dura adesso diventa dura. Devo scegliere una canzone che rappresenti questo momento? Sì, che è ovviamente il genere, che eseguiranno poi... Io non lo so se la puoi seguire Gera, però la prima canzone che mi viene in questo momento è Viva la vita dei Coldplay. Quale titolo potrebbe essere più azzeccato in questo momento? Lo so, però io questa non la conosco. Non possiamo fare una domanda autorale italiano? Faccio scegliere a te, dai, scegli solamente tu, che dobbiamo aspettare perché abbiamo ricevuto una chiamata. Era Rescia, dovuto rispondere. Ecco, allora nel frattempo ci pensi, mi fido di te. Ok, no, però dobbiamo aspettare perché non ho più il chitarrista. Vabbè, nel frattempo andiamo avanti noi, no? Vabbè. Ne troviamo qualcuno, Riccardo ne troverà qualche... Mari, ti informerai se ti presto un chitarrista. E allora, mamma, lo posso chiamare, se no lui poi fa... Resta parliamo anche del pranzo di oggi, perché Lia Zaffuta è titolare di Sapor Up, commercializza prodotti tipici. Cosa hai mangiato di buono? Riccardo è una, oltre ad essere una buona forchetta, è anche bravissimo tra i fornelli, non solo tra i piatti come DJ, no? Sono sempre piatti. E io posso testimoniare, io testimone.
Ma il Paolo anche ha i piatti, oppure poi si ferma ai piatti giradischi e a cucinare. Diciamo, poi, sono appassionato di piatti. E allora, Liria, cosa, qual è stato il tuo menù pasquale? Allora, menù pasquale leggerissimo, come sempre, come da tradizione tipica siciliana, e quindi cavati della nonna. Che alla sua età ha fatto uno sforzo veramente immane e che mi ha passato quel famoso panaro ormai, che non si usava più da tempo, però la quarantena ci porta proprio a riscoprire le vecchie tradizioni, e quindi ultimamente il panaro sta riscuotendo molto successo. E quindi cavati della nonna con ragù, poi carne agnello pasquale, accompagnato dal pane che ho fatto ieri con le mie manine. Un'altra mia passione, insomma, è il pane e la pizza. E ho utilizzato, insomma, dei grani un po' particolari, una farina particolare. Devo dire che è venuto veramente buono, quindi è stato apprezzato da chi ha avuto, diciamo, modo di assaggiare. E poi un classico dolce siciliano, che poi di fatto non è proprio un dolce, ma sono i famosi cannilera, si chiamano da noi, non so dalle vostre parti. Come si chiamano, scusa? Come? Cannilera. Ah no, non l'ho sentita. Sono dei cestini, una pasta frolla, biscottata a forma di cestino contenente un uovo sodo. Sì, ma ce l'abbiamo noi pure, però forse lo chiamiamo in un altro modo. Noi chiamiamo paumigi, forse, no? Sì. Più o meno, diciamo, l'impasto è molto simile, la creazione è molto simile. Quindi una Pasqua decisamente all'insegna della tradizione, molto silenziosa, molto tranquilla, senza grandi gioie come sarebbe dovuto essere, però fiduciosa fino alla fine. Francesco Imbesi. Alberto, scusa, posso salutare il signor Calogero Giardino che ci scrive da Londra, da Woking, quindi un caro saluto anche in Inghilterra. E io saluto tutti gli amici di Woking Enfield, saluterei anche... Allora, li saluterei uno per uno, però voglio salutare, ci siamo sentiti oggi, il signor Arganelli a nome in rappresentanza di tutti gli amici che si trovano in Inghilterra, come i musulmani del mondo, penso a Buffalo, a Brendan Young, in Brancia, in Belgio, siamo ovunque. Francesco, che il tuo menù è silenzioso, quindi vuol dire che hai mangiato bene oggi. E qui ci vuole una... Benissimo. mia moglie mi ha fatto lasagne ripiene con besciamella, funghi e salsiccia. Uh-huh. Poi un rollò ripieno con prosciutto e mozzarella, e un altro con spinaci, patate a forno e il tiramisù. Ho capito, l'ultimo vegano, Francesco Imbeschi. E allora, musica, ritorniamo alla musica. Sì, perché poi deve ripartire. No, io ho scelto un'altra canzone di Mina, Città Vuota, comunque. Le città sono vuote, non so se la conoscete, comunque è nel tema. Le strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Cerchi ogni sera, mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, e so che la città vuota mi sembrerà
se non torni tu. Le strade vuote, deserte senza te. Ecco il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più conta la città. Ed io vivo con te tutti i giorni miei, tutti i giorni miei, tutti i giorni miei. Brava, brava, cioè non conoscevo il titolo, brava. Però adesso l'ho riconosciuta. No, ma è una canzone che non canto mai, non è il mio genere, ma così improvvisata. Però aspetta, è la sigla di Dolce Gabbana questa. No, l'abbiamo, ecco, questa canzone l'ho dovuta imparare per la presentazione di un profumo di Dolce Gabbana, l'ultimo là. Quello della pubblicità, dimmi quando tu verrai, non so se l'avete vista. So girls can do anything. E noi abbiamo fatto la presentazione di questo profumo al Trianon a Parigi. Abbiamo dovuto cantare Tu vuoi fare l'americano, questa canzone ed altre. Dove vivi, Gera? Dove vivi? A Parigi. Ah, però in campagna, bravo. Vicino a Parigi. Abbiamo... Bellissima, bellissima. Io ci sono state, veramente un paesaggio incantevole. Guabesco, veramente molto bello. Bene, e allora, noi abbiamo qua un mito della gastronomia, dello street food palermitano. Vediamo, non so se Riccardo già gli ha detto. Sapeva? Chi è? Riccardo lo sapeva. Io lo faccio entrare. Io lo so. lo faccio entrare un attimo, Francesco, ora aspetta per... Lo faccio entrare al posto di Francesco e allora abbiamo... Però non lo vedo, riprovo, aggiungo. Sta caricando. Ok, sì. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio ad Antonio Buffa, in arte, Nino, un ballerino, il re dello street food palermitano. Se dite street food a Palermo, lo conoscono tutti, non solo a Palermo, in tutta Italia e anche oltre, lo street food. E buonasera, Nino. Buonasera a tutti. Ciao, Nino. Ciao a tutti. Buonasera, ciao. E allora, Nino, stavamo parlando proprio di un in babbola, stavamo parlando di cibo. Qual è stato il tuo menù? Il menù è il classico, dal capretto alle solite stigliola di agnello, di vitello, e poi pollo e tanto altro materiale, che sia la carne di capretto, insomma agnellone, un po' di tutto. Niente oggi pane qua a Milza, pane con la Milza, niente? No, pane con la Milza no, pane con la Milza, oggi l'abbiamo lasciato stare. Per quanto riguarda invece, stavamo dicendo, Riccardo, domani ci sarà la Pasquetta, come la trascorrerai questa Pasquetta casalinga? Allora, guarda, per ora vai Nino, vai Nino. No, vai tu Riccardo, vai tu. Ma Nino, ti ricordi di me che sono venuto lì e mi hai regalato la bottiglia di vino? Certo, guarda dov'è. E diglielo quanto ti ho fatto ballare negli anni 90. Hai voglia. Che ne sanno i ragazzi di oggi, Ricca? Che ne sanno? Infatti, che ne sanno? No, ritornando alla domanda di Alberto, scusami, trascorrerò come oggi, Alberto. Il video di oggi è come ti organizzerai domani, visto che oggi stiamo un po'... Ovviamente non saprei detti, come ho visto alcuni qua nei quartieri un po' più hot di Palermo, diciamo, hanno fatto. Ci sono giunte immagini abbastanza raccapriccianti di persone che arrestivano, diciamo, sui tetti dei palazzi, addirittura balli di gruppo. Quindi, una cosa un po' inquietante. Quindi diciamo assolutamente che la farò a casa, penso normalmente, Alberto, niente di particolare. Purtroppo sarà un lunedì come tanti altri per me.
Salvatore, qual è stato il tuo menù, Salvatore? Ti ho sentito male, Alberto, puoi ripetere? Il menù di oggi e quale sarà quello per domani? Anche ah, per... allora, il menù di oggi è molto più veloce rispetto a quello di Francesco. Abbiamo fatto della pasta con la bottarga. Avevamo della bottarga e ci siamo rifatti un piatto di pasta con una ricetta che, tra parentesi, mi aveva dato Riccardo. Anzi, l'aveva cucinata lui a casa nostra. Ecco. E quindi l'abbiamo rifatta oggi ed è venuta buona. Come è venuta, quindi... bravo! Ottima, ottima, ottima. E vabbè, ma il maestro è di alto livello, quindi io posso solo copiare, però è venuta buonissima. Domani, a dirti la verità, non lo so, vedremo. Essendo un giorno così strano, non abbiamo un'organizzazione di un menu molto vario. Vedremo, non lo so. Sicuramente magari faremo della carne, faremo qualcosa del genere, però non abbiamo già un menu prefatto. Ecco. Mm. Sul resto del momento. Francesco, com'è la situazione mentre a Mussomelio, tu che lavori in banca, quindi hai il posto della situazione, senti gli umori, le persone si stanno comportando bene, il morale com'è? Sì, le persone si comportano bene perché hanno capito che non si scherza, e molti vengono con le mascherine, cioè tutti, non molti, mantengono le distanze. Diciamo che in linea di massima è tutto sotto controllo, macchine se ne vedono circolare poco, penso solo per le esigenze necessarie, anche nei supermercati non c'è più ressa come prima, perché c'è stato inizialmente forse per paura di mancanza dei prodotti eccetera, ma adesso la gente ha capito, infatti anche ieri in previsione alla Pasqua la gente andava al supermercato tranquillamente ed è stato controllato abbastanza bene, non c'era capannelle di persone o comunque ressa. E questa è una... sì, sì, scusami Nina, Alberto, se mi permette, vorrei fare una domanda a Nina a proposito di questo. Sì, che mi riesce difficile a pensare il corso Livuzza calmo, cioè ora, com'è? Ora com'è questo in questi giorni, Nina? Ce lo fai vedere? Allora te lo faccio vedere e ti verrà i brividi, perché c'è, cioè, vedere questo Livuzza calmo è secondo me una cosa surreale. Spieghiamo assolutamente le persone che allora, non sono di Palermo, fino a Chiarapria, una via molto commerciale, molto popolare, dove popolare affollata, ecco. Te lo faccio vedere, mai nella mia vita, io ho passato i miei 50 anni e non ho visto mai il corso fino a Chiarapile così. Guardalo. Mamma mia. È impressione. Mamma mia, ragazzi. Cioè, per chi non lo sapesse, il corso fino a Chiarapile, nella normalità ci sono le macchine posteggiate in tripla fila. Quindi... Sì, è una sola corsia centrale dove si passa. Esatto. Questa è. Tripla fila a destra e a sinistra. Ecco, mamma mia. Però questo è positivo, nel senso questo che effettivamente la gente ha capito che bisogna rispettare le regole. Questo è il corso, no, questo è sicuramente il chiaro aprile trapiantato a Londra, direi. Guarda che grande, guarda che grande. È una desolazione. Mai visto una cosa del genere. Mai, mai. Impressionante, mai. Nino. La mia attività chiusa, tutti i locali chiusi. Nino, la tua attività ha 30 dipendenti. Questo possiamo... Possiamo far vedere che stai facendo un restyling in anteprima? Tra l'altro c'è l'occhio attento di un architetto bravissimo. Facciamo vedere il restyling. E di un amante della rosticceria come me. Grande Francesco. Ci sono persone molto interessate a tutti gli argomenti. Questo è il mio piccolo... Architetto Geragi, Gianni. Vedi Alberto, Nino è un classico esempio del discorso di cui ti parlavo io quando sono entrato in conferenza. Sì. Cioè Nino si sta preparando al dopo, quindi è un esempio. Sì, assolutamente. Assolutamente. Allora,
Anche perché capisci benissimo, Alberto, che questo è il momento in cui ti devi preparare. Innanzitutto, per esempio, per un'attività del genere, il fatto di essere chiusi ti permette anche di non avere l'ansia della riapertura. C'è sempre l'ansia della riapertura, però ti permette di poter lavorare con un'idea diversa, perché parliamoci chiaro, adesso anche noi progettisti dovremmo essere un po' più attenti a quello che deve essere l'approccio nella progettazione. La progettazione sicuramente cambierà, infatti quello che facciamo adesso con molti colleghi, specialmente che con colleghi di Milano, ci sentiamo anche con Gianni, così, ci sentiamo sempre, la nostra discussione verte sul fatto che il nostro lavoro subirà delle conseguenze dal punto di vista di cambiamento, perché che cosa succede? Dobbiamo iniziare a pensare alla prossima volta che potrebbe capitare una cosa del genere, oppure dei momenti in cui la nostra casa deve diventare qualcosa di diverso, deve diventare un punto come adesso che ci serve, dove abbiamo la dispensa, un punto dove dobbiamo entrare, magari dobbiamo toglierci le scarpe, dobbiamo fermarci, quindi anche iniziare a pensare alla progettazione del nuovo spazio con diverse regole, magari delle regole che non possono essere sicuramente momentanei, devono essere con un'attenzione che non deve portarci poi all'ultimo momento, come siamo adesso, ad andare a rincorrere i problemi che noi magari noi stessi abbiamo creato. Secondo me la prima riflessione che dobbiamo farci è quella di iniziare a dire: ok, da oggi cos'è che cambia nella mia vita? Magari guardiamo indietro quello che abbiamo fatto, vediamo quali sono gli errori e, rapportandoci con quello che potrebbe essere un futuro che deve venire, cercare già da adesso di iniziare a prendere le contromisure e non farci trovare impreparati come al solito. Diciamo, non dobbiamo mai più arrivare a fare le classi che siamo oggi, una nazione civile, a non avere delle mascherine. Cioè, se ragioni, nella fine degli anni 60 siamo andati sulla Luna e oggigiorno ci mancano dei pezzi di tessuto così. Cioè, è una cosa che ti fa impazzire, perché dici: ma non può essere, ma veramente siamo arrivati. Guarda, noi siamo persone sparse per la Sicilia, ci siamo messi d'accordo in 2 secondi, ci parliamo tra di noi e poi ci manca un pezzo di tessuto di queste dimensioni che potrebbe salvarci la vita. Capisci che dobbiamo iniziare a capire quali sono le cose importanti da portare avanti e magari qualcosa che deve essere lasciato, perché come tutti i periodi, quando ci sono delle trasformazioni, si deve fare un minimo di lista delle cose che devono continuare e lista di cose che non devono continuare. E non ci possiamo permettere errori, perché abbiamo visto che è una cosa reale. Tu hai visto benissimo, all'11 settembre, quando sono crollate le Torri Gemelle, già abbiamo visto come può cambiare un piccolo esempio, può cambiare il mondo, perché abbiamo iniziato a viaggiare in maniera diversa. I controlli non sapevamo cos'erano, avevamo modo di vedere e l'abbiamo subito e ci siamo adeguati. E quindi in proporzione capisci benissimo che 6 miliardi, 4 miliardi di persone in quarantena sarà un qualcosa che dovrà lasciare una scia per molti anni. Non è una cosa semplice anche da poter gestire, perché dobbiamo immaginarcela prima di ogni cosa. E noi progettisti forse siamo chiamati in causa sia in questo momento, perché dobbiamo andare a rivedere quello che abbiamo fatto. E guarda, devi considerare che gli eroi di oggi, i medici, gli infermieri, tutti quelli che sono in prima linea, ma anche le persone che lavorano al supermercato, come perché non trovo nessuna differenza. Noi forse la nostra guerra l'abbiamo già dovuta combattere prima. Un progettista che progetta un ospedale deve avere anche oggi la coscienza di capire che se ha fatto un buon lavoro, quel lavoro oggi funziona. Qualcuno che ha fatto delle strutture che magari potrebbero essere sanitarie o anche delle strutture di collegamento che non funzionano, deve sentirsi male, perché deve capire che lui è stato qualcuno che ha dato un apporto negativo a quello che può essere l'auto di un intero sistema come il sistema dell'Italia. E quindi magari già, se noi riusciamo oggi a farci un esame di coscienza, guarda, io ho avuto un modo di comportarmi che è stato magari non troppo positivo per la collettività. Cerco di capire, non dobbiamo diventare. C'è qualche problema con l'audio, Salvo? Ora con l'audio. Io sento in sottofondo sento qualcosa, però qua, non so. Che provo. Sì, sento in sottofondo, io qua sono in silenzio. Ancora? Allora, vediamo. Ancora? No, adesso era Nino il responsabile. Nino. Con la faccia da bravo ragazzo invece di tutti. Ora ti metteremo in bilo piano, ti... un altro giro, ti metti in bilo piano un altro giro su posto di punto.
Alberto, poi ti faccio vedere Via Libertà. Ah, faccio vedere Via Libertà, dai, faccio vedere. Nel frattempo Diana si prepara per un altro pezzo. Ci fai vedere Via Libertà? Questo è un video che ho fatto. Sì, vuoi vedere il corso fino a chiamo? Sì, vogliamo vedere il corso fino a chiamo. Un attimo, Riccardo, che faccio sì. Facciamo rivedere. E allora, ok. Vediamo il corso fino a chiamo. Palermo. Non c'è nessuno. Mamma mia. Per chi è di Palermo, abita a Palermo, vi assicuro che è una Alberto, scelta. Se vuoi... Alberto. Sì, dimmi, dimmi. Alberto, salve. Mi senti? Sì, ti sento, salvo. Se vuoi, tra un po' ti posso pure fare vedere Via Libertà, perché sono a casa, sì. Non sono in studio, quindi se sì. Vuoi ti posso fare vedere Via Libertà. No, che ognuno facesse vedere quando vuoi tu me lo dici che ti faccio ecco, vedere andiamo con me dopodiché passiamo in libertà Francesco okay. Uscire col telefonino Mari dal balcone dammi l'ok se mi alzi e mi fai vedere Mussomeli Francesco Invesi guarda. Ok, grazie Nino. Ok, ci siamo, salvo tu puoi, nel frattempo così Gera e Rares si preparano. Vuoi che ti faccio vedere adesso? Sì. Aspetta che cambio l'inquadratura. Ok. Serie principali Via Libertà Palermo sotto di Palermo anche qui non vedere nessuno è qualcosa interessante per chi non è Palermo. Non so se vedete bene perché non riesco a girare la telecamera, però penso che sì, dovrebbe... Sì, lo vediamo. Ah, okay. Lo vede, si vede perfetto. Champs-Élysées di Cambierisi di Palermo. Sì, quello che vedi di fondo è il giardino inglese, che evidentemente è chiuso. Sì, guardate, è una tristezza passarci davanti e non vedere i bambini la mattina. È veramente una tristezza. Ecco, c'è un autobus, c'è segno di vita. Rientro, va bene così Alberto? Va benissimo, grazie. E allora, Gere Rares. Francesco, tu mi dai conferma, tu mi stai ascoltando, Francesco Invesi, se puoi fare vedere col telefonino una veduta su Mussomeli? Se puoi andare fuori, un attimo solo, Liria, perdone. Allora, Francesco. Sai dove abito io? Si vede solo il cortile che già non c'è nessuno. Vede, per... No. Ok, d'accordo. Allora, Liria, tu puoi far vedere sì o no? Io ti vedo. Puoi fare qualcosa di Sarai Falco? Vabbè, ti faccio rientrare, me lo dici, ma me lo puoi anche scrivere. E allora, musica maestro. L'America è terra di ricchezza, non sanno che si trova anche di pulizia, lavoro assai pesanti, travaglio sempre, le sorti che guadagni non puoi pagare a gente, viva l'Italia mia, la terra della tiva, partiri io vorria, e canto la ricchezza.
Chieggi, cammano giovagliari, magari perecchie, cammano di narassari, in persona onesta, cavoli travagliari, la vita spinatata, e sorge un capimai. La terra mia nativa, parte di mio burria, e canto una bravissimi. Allora facciamo rientrare Livia. Andiamo a Serra di Falco. Brava. Siamo a Serra di Falco, una zona centralissima di Serra di Falco. Vedete il campo sportivo deserto, la piazza, la parte dietro della piazza in realtà, e poi la strada, una delle strade principali. Vedete? Vediamo, vediamo. Gli uccelli hanno ripreso. Anche là ci sono. Ci sono solo le auto parcheggiate, quindi anche a Serra di Falco tutti virtuosi, bravissima a dire. Stiamo rispondendo bene, contrariamente, secondo me un po' tutto il sud sta rispondendo bene, forse siamo stanchi di essere presi un po' per incivili, quindi c'è proprio una sorta di presa di posizione, cioè almeno mi auguro che sia così. Perfetto. Sono d'accordo. Sì, ci stiamo comportando bene, sono d'accordo. Sono d'accordo, no, con te. Non tutti. Facciamo una cosa, Riccardo. No, assolutamente, sì, assolutamente, non tutti, però nella maggior parte dei casi. Però rispetto anche alle aspettative che aveva un po' tutta la nazione italiana nei confronti del sud, c'è una grande voglia di riscatto e di far capire che effettivamente siamo un po' come tutti, ecco, nulla di diverso tra nord e sud. No, ma ci mancherebbe altro. Allora, Riccardo Pipero fa una domanda a Nino e Nino fa una domanda a Riccardo. Facciamo quel gioco degli intervistatori. Inizia Riccardo. No, ma la domanda che faccio io a Nino è semplice, perché, come dicevo poco fa, ho visto che Nino sta, diciamo, rispecchiando il discorso che ho fatto io, quindi sta approfittando di questo momento per ricaricare le batterie e quindi per trovarsi pronto per la ripartenza. E quindi gli voglio chiedere questo a Nino: come sarà la ripartenza secondo te, e soprattutto dal tuo punto di vista, che sei un ristoratore, quando ci sarà questa famosa fase 2, che sarà un vorrei ma non posso, diciamo, chiamiamolo così, come interagiremo? Tutti noi avremo voglia di andare a mangiare una pizza, tutti noi avremo voglia di andare a mangiare il panino con la milza. Io il primo in questo momento verrei da te volando. Però come faremo? E soprattutto voi, come vi state organizzando in merito? Avete ricevuto delle direttive da rispettare? Non lo so, dimmi Nino.
ci stiamo un po' aggiornando in tutte le fasi a livello preparativo. Quindi con molta cautela ci saranno degli accorgimenti non indifferenti, quindi cercheremo di dare un servizio ottimo ma nello stesso tempo in via precauzionale, quindi la gente verrà giustamente perché ci chiamano, ci sentiamo, quindi la gente magari ti incontra per la strada e tu saluti purtroppo ahimè con la mano. Però ci stiamo preparando in una maniera adeguata quando ci sarà la famosa linea 2 e poi se ci sarà la linea 3. Certo, la ripresa sarà molto lenta perché la gente bisogna educarla in un certo senso, bisogna prepararla. Grazie anche agli architetti che mi hanno dato anche questa idea e io come un pazzo ho avuto l'opportunità e nello stesso tempo di cogliere la palla a balzo, quindi basi, visto e considerato che siamo fermi, facciamo questo. Anche loro fanno parte della nostra vita, gli architetti, gli ingegneri e quant'altro. E nello stesso tempo ci stiamo preparando. Più di 30 persone, diciamolo. Come? Fai lavorare più di 30 persone. Fai lavorare più di 30 persone lavorano con te, no? Eh sì, ahimè sì, perché noi facciamo molti fuori casa, facciamo dei catering e poi siamo presenti in quasi tutti gli street food della Sicilia, quindi ho una squadra esterna che va e una che ritorna e quindi abbiamo degli elementi ottimi dove andiamo a regalare la nostra arte e tanta allegria in qualsiasi paese che si va. Ecco perché questo quest'anno forse ci mancherà, sarà una cosa purtroppo triste da dire, ma ci mancheranno tutti i paesi che noi abbiamo fatto, a cui io rivolgo il mio saluto, vi voglio bene chiaramente a tutti, ma purtroppo non dipende da noi, noi siamo sempre pronti, però ritorneremo e la ripresa sarà lenta, però dopo la tempesta c'è sempre la quete. Nino, il discorso dell'11 settembre, io l'ho vissuta, tanto talmente che l'11 settembre io giorni prima ero a New York, il 13 settembre aprivo la mia attività commerciale a Palermo, quindi la differenza è stata per 3 giorni, perché fino al giorno 9 mi trovavo a New York, il 10 ero a Palermo e l'11 settembre ho sentito questa brutta storia, quindi il 13 settembre, dopo 2 giorni, aprivo la mia attività commerciale. Ecco perché mi ricordo per diversi giorni non si poteva viaggiare, quindi avresti avuto problemi. Sì. Perché mi ricordo che ai tempi hanno chiuso tutti gli aeroporti per più giorni, se non ricordo male. Ci fu tempi. Un manicomio ci fu. Sì, perché io tornai prima dell'11 settembre. Sì, è stato fortunato. Sì. Meno male. Ma non credevo ai miei occhi quello che era successo. Non credevo ai miei occhi. Io tremavo, vedevo in diretta, ma non credevo ai miei occhi. In quella strada ci eravamo passati. Non solo io, ma tutti i miei, gran parte dei miei colleghi. Perfetto. E allora, Francesco, diamo qualche idea di come trascorrere bene questo periodo festivo, ma non solo, per chi dovrà stare fino al 3 maggio in casa, e poi ce la darà anche Salvatore Nigrelli, anche Riccardo Pipero, anche Gera e anche Nino. Ognuno di voi facciamo questo giro e dopodiché Mari salutiamo. Che dite? Ottimo, va bene. Ovviamente poi vi darò un minuto l'uno, ognuno farà gli auguri, vi darò il minuto autogestito dopo questo giro di domani. Tocca a me. Andare anche Liria, E allora, Francesco, diamo qualche spunto. Come passare? Ma per chi ha degli hobby non c'è motivo di annoiarsi a casa. Come Riccardo ama la cucina, per esempio, ci si può dilettare nel preparare piatti nuovi, oppure vedere film nuovi, leggere qualche libro.
Secondo me ci sono tanti modi per passare il tempo, andare anche a sistemare il garage, insomma, si trovano i motivi. Scrivere, leggere, dicevo. Sì, scrivere, leggere, leggere un libro, rileggersi un libro se già si è letto, acculturarsi un po', perché per quanto uno crede di avere una certa cultura, insomma, alla cultura non c'è mai fine, quindi uno è bene che legga, si aggiorni sempre, anche nel proprio campo di lavoro, oppure per uscire dagli schemi del proprio lavoro, anche in altri settori che piacciono. Per cui credo e ripeto, non c'è modo di annoiarsi a casa. Anzi, ci si può preparare, preparare meglio la propria persona, approfittando, crescere intellettualmente, culturalmente, in questo periodo in cui siamo costretti a rimanere a casa. Salvatore, tu che sei un creativo. Ma guarda, da questo punto di vista ti posso dire che da subito ho avuto il piacere anche di mettermi anche a utilizzare le mani. Capisci benissimo che la creatività creatività accompagnata anche da un lavoro manuale, a prescindere che ti fa passare bene il tempo, però ti concentra molto e quindi mette in funzione sempre il cervello. Ma la cosa principale non è tanto il risultato, che è più o meno bello, quindi andarsi a creare un oggettino che può essere un portapenne, che può essere una fesseria, un qualsiasi cosa, però considerate che questo sarà un ricordo di quello che magari tra 10 anni, a cui penseremo tra 10 anni e diremo: questo è un oggetto brutto per quanto può essere, magari perché non abbiamo nemmeno i mezzi per realizzare qualcosa di positivo, di carino, però è sicuramente un oggetto che avrà un valore simbolico molto importante, perché è stato fatto in un periodo sicuramente che, almeno personalmente, ma penso pochi abbiano fatto una quarantena e vivere una città completamente vuota. Oltre a questo, oltre, diciamo, a quello di quindi scatenarsi su un oggetto fisico per poi avere anche un ricordo da portarsi sempre dietro, l'altra cosa con cui anche ho sempre parlato con i miei amici, anche con Gianni, anche la cultura... C'è qualche problema di audio? Il livello è un po' basso. Avvicinati, sempre sento adesso di sotto... Come? Avvicinati. No, ma c'ho gli auricolari, io sento sotto parlare qualcuno di voi. No, ma c'ho gli auricolari, quindi non... No, ti dicevo, oltre a questa voglia di magari scatenarsi nella realizzazione di qualcosa, anche avere un po' la cultura dell'ozio, cioè quello anche di riposarsi la mente e tenerla proprio spenta. Perché io, parlando sempre, come ti dicevo, con molti amici, dicevo che mi sento in incubatrice, quasi fermo, quasi in un periodo di stagnazione in cui tu il cervello deve essere resettato. E quindi anche non fare nulla, considerate, non è una cosa così negativa. Non dobbiamo per forza avere questa bulimia di fare qualcosa, devo per forza leggere. No, anche ti rilassi, bene. Magari ti ascolti una musica, ma non c'è bisogno per forza, non penso ci sia per forza motivo di tenersi impegnati, perché penso che anche riflettere nel silenzio ti aiuti molto di più. Perché, parliamoci chiaro, la nostra società che ci porta a correre sempre, non so quanto tempo ci lascia per riflettere. Guarda, ti racconto una cosa. In questi giorni, avendo portato la mia postazione di lavoro principale anche a casa, si è rotto il computer. La mia reazione è stata una reazione che mi ha quasi scioccato, perché nel massimo della tranquillità ho detto: vabbè, quando potrò si sistemerà. Se mi fosse capitato prima di questo periodo, cioè mentre ero in una fase lavorativa normale di studio, sarei impazzito, avrei avuto delle reazioni molto più, che avrebbero magari danneggiato il mio umore. Invece in questo caso l'ho presa quasi con filosofia. Probabilmente influirà il fatto che abbiamo delle cose da guardare, e quindi dico, per questo il cervello magari, se sta un po' in tranquillità, riflette meglio su quello che deve fare. Perfetto. Gera Rares, anche voi due musicisti, due creativi. Ma noi io personalmente non ho dei consigli da dare, perché proprio secondo me questo è il senso di tutto questo che sta accadendo, che ci è capitato a tutti, proprio cominciare a essere
e non solamente a fermarsi, è importante fermarsi e non inseguire sempre qualsiasi cosa come una mosca bendata. Il crearsi uno spazio interiore, il conoscersi, poi qualsiasi cosa va bene. L'importante è il sentirsi nella profondità, perché comunque se poi tutto quello che ci è stato tolto in questo momento della nostra vita, dal mio punto di vista, era tutto superfluo. Infatti siamo qua, stiamo parlando, era tutto superfluo. E ancora, io credo che ce ne sia ancora di superfluo, che ci resta sempre incrostato addosso. Quindi si ritorna all'essenzialità e poi... Ma consigli personalmente non ne ho, ma è l'unico che posso dare da parte mia è quello di sentirsi sempre, sentire il proprio corpo, le proprie voglie, quello che si vuole fare, non farsi condizionare completamente dalla società, dalle pubblicità, da quello che devi essere, da quanto devi guadagnare, da quello che devi avere, ma non serve a niente, non serve a niente. Poi non so se Rare c'ha un altro punto di vista, abbiamo due cervelli, eh. Io sono molto d'accordo con Monsieur Salvatore Migrelli, e andate tutti a pescare, perché io vado a pescare qua davanti, c'è il fiume, e vi saluto a tutti. Lasciamo stare la musica, andiamo a pescare. Riccardo. Ma guarda, anche io, Salvatore mi ha anticipato su molte, miei pensieri. Salvatore, hai ispirato tutti. Sì. Vabbè, considera che i miei ragionamenti li faccio pure con lui, quindi giornalmente li faccio con Riccardo. Perché l'essenza è quella, Alberto, cioè la frenesia dei tempi nostri non ci porta mai a pensare a noi stessi. Quante volte ci è capitato di dire: ah, devo fare quella cosa, però magari la faccio domani, oggi non ho tempo, la devo fare un'altra cosa, però non la faccio. Allora, visto che adesso tempo ce ne abbiamo, è abbastanza, allora facciamole queste benedette cose che ogni giorno pensiamo di fare e non facciamo mai, ma dalle piccole cose, da, come diceva Francesco poco fa, a rassettare il garage, può sembrare una stupidaggine ma non lo è, quindi facciamo cose che non potremmo fare mai nei giorni comuni, dove la frenesia, la tecnologia ci porta ad essere sempre a 2000. E soprattutto un'altra cosa che comunque, sempre tra virgolette, qualcosa di buono ci rimarrà di questi giorni, ne sono sicuro. Il nostro presidente del Consiglio ha detto che sicuramente saremo migliori. Ecco, io ne sono convinto di questo, saremo tutti migliori. E quindi le cose che stiamo imparando adesso, portiamoceli dietro. Perché io sono sicuro che quando torneremo alla normalità qualcuno di noi anche per due secondi lo dirà che era bello quando eravamo in quarantena. Io ne sono sicuro, ne sono sicuro. Certo, non esageriamo, perché comunque tutti per ora vorremmo essere fuori a festeggiare, però io sono sicuro che quando torneremo ai tempi normali qualche piccola frazione di questo tempo la rimpiangeremo. Io poco fa sono uscito, ho fatto il monello, lo dico, sono uscito in Via Libertà perché abito qui vicino e sono riuscito a filmare un 5 secondi proprio perché volevo che questa memoria mi rimanesse nell'eternità, perché mi auguro di non rivedere mai più la Via Libertà in queste condizioni. E quindi facciamo tesoro di questo, portiamocelo dentro nel nostro bagaglio culturale e soprattutto teniamoci pronti per la ripartenza. Questa è una cosa su cui io sto puntando molto anche sul mio lavoro, mi sto preparando, anche perché noi con la musica purtroppo penso saremo gli ultimi a ripartire, perché comunque non siamo bene di prima necessità, e quindi saremo sicuramente tra gli ultimi insieme ai parrucchieri. e quindi dobbiamo essere forti. Per me i parrucchieri, la musica no, ma i parrucchieri non sono un bene di prima necessità. Esatto. Mi spiace per i parrucchieri, mio terreno. E quindi anche la musica cambierà in questo senso, cambierà l'approccio. Per esempio, io l'altro ieri leggevo questo Spotify, che comunque è il portale
digitale principale, diciamo, di condivisione di streaming della musica. Durante questo periodo di quarantena sono abbassati tantissimo gli streaming, quindi la gente, tradotto in parole povere, la gente va a usare di meno Spotify in questo periodo. E come? Perché? Si ci chiede perché, dovrebbe essere il contrario, invece no, perché ci sono diverse spiegazioni, perché la gente a casa fa altro, la gente a casa magari, come diceva poco fa Francesco, legge libri, magari ne approfitta per stare con la famiglia, con i figli, eccetera, eccetera. Quindi questi portali vengono usati durante il lavoro, sono perché tu ti vuoi ascoltare un pezzo, lo ascolti da Spotify magari quando sei sul treno, quando sei in metropolitana, quando sei in movimento. Invece in questo periodo qua, che siamo tutti a casa, c'è un uso minore di questo tipo di tecnologia per ascoltare musica. Magari molti l'ascoltano dai CD, ecco, come si faceva una volta. Non c'è più quella frenesia, come diceva Salvatore Michelli. Sì, sì. Innanzitutto, benvenuto a Salvatore Giardina, buona Pasqua anche a te. Come stai trascorrendo questa musica? Ciao Salvatore. Ciao a tutti. Ciao Salvatore. Ciao. Salvatore, sempre in forma. Ciao Salvatoruccio, come stai? Tutto bene? Salvo, come sta trascorrendo questa cosa? Questa quarantena, come la stai trascorrendo? Ma io ho sentito un po' i pareri di tutti e devo dire che sono d'accordo con quello che diceva Riccardo, anche con quello che diceva Gera, Salvo. Mm-hmm. Non bisogna stressarsi al punto da dire cosa devo fare durante la quarantena. C'è il tempo per fare tutto, cioè, quindi poi con lo smart working, il lavoro da casa, chi ha questa possibilità, come nel mio caso, dico, cioè io non la sto vivendo in maniera drammatica tra virgolette. Quindi, poi si legge qualche libro, si suona il pianoforte, chi è musicista ha questa possibilità di magari divertirsi. Riccardo ne sa qualcosa, quindi ci divertiamo, passiamo il tempo in maniera costruttiva, si legge un bel libro, ritornando a Salvatore Nigrelli, che è anche un appassionato di lettura, ci divertiamo. Oggi ad esempio ho fatto delle riprese aeree di Mussomeli per ricordare questa Pasqua epocale. E noi li pubblicheremo, Salvatore, non abbiamo potuto permettere, ma li pubblicheremo. Cosa? Li pubblicheremo su Castello Incantato. Va bene, c'è problema. E allora, come procede? Faccio fare un turnover. Diamo un minuto di tempo anche a ognuno di voi per fare i messaggi. Faccio entrare Nino. Avete ognuno di voi un minuto per fare i messaggi. Un minuto di tempo. Potete dire quello che volete, ovviamente, negli inviti della ricerca. Nino, allora, la parola, un minuto di tempo. Un minuto di tempo. Io faccio un augurio di vero cuore a tutti i miei siciliani. Quindi, diciamo, abbiamo fede e avremmo l'opportunità ancora di più di ricominciare. Quindi, in bocca al lupo a tutti, un grande, grande abbraccio, un grande bacio per tutti. È un appello per domani a rimanere per la Pasquetta in casa, tu che sei il mago della un appello. Io ho un mese che non esco da casa, un mese. Bravo Nino, bravissimo. Grande Marco Raccuglia, Nino. Grande fratello mio. Il mio ottico. Gera. Allora, io vi auguro tanta, tanta felicità per questi giorni e anche per il futuro, perché non mi sento molto serena, penso che tornerà la normalità, come è tornata la normalità dopo la peste, dopo l'Ebola, dopo la SARS, dopo tutte le altre catastrofi. Dunque, basta solo avere un po' di pazienza, coltivare la pazienza ed essere tutti solidari, tranquilli, uno con l'altro. E tanti auguri, buona Pasqua a tutti quanti e buona Pasquetta. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Riccardo.
Ma io, guarda, cerco di essere sintetico. Cerchiamo di fare tesoro di questi momenti per sfruttarli poi quando... Vedi, la cosa che scrive Gian Vincenzo è bellissima. La normalità che prima ci annoiava in futuro sarà paradisiaca. Questa è una frase bellissima. Bravo Gian Vincenzo. Quindi finiamo così, e quello che posso dire io è che la scalata è dura, gli scalini saranno tanti, ma la vista sarà meravigliosa. Salvatore. Beh, Alberto, oltre agli auguri di buona Pasqua, che evidentemente vanno a tutti, quello di, l'auguro mio è quello di trasmettere questa voglia di annusare nell'aria qualcosa di diverso, di iniziare a percepire questa nostra quarantena come veramente un momento di riflessione che ci porta a pensare al domani in una maniera completamente diversa, perché evidentemente la rivoluzione c'è stata, c'è in questi momenti e ci sarà dopo. Quindi cercare di comprendere appena e annusare molto quest'aria frizzantina che è molto eccitante, che nell'aria si sente. Quindi prendere a pieno coscienza di quello che sta succedendo oggi, che è un momento storico molto importante. Francesco. Francesco, non ti si sente. Dai. Farà. Ok. No, non ti ascolti, Francesco. Prova. Credo che tu abbia silenziato il microfono. Mentre risolvi il tutto c'è... Ah, ora sì. Eccolo. Okay. Allora, voglio leggere un messaggio di auguri che oggi ho mandato a parecchi amici e conoscenti, compreso te, Alberto. E anche a me, perché... Sì, e ad altri, sì, dove si riprendono molti concetti che sono stati espressi da alcuni di voi. Allora, auguri di una serena Pasqua in famiglia, in serenità e nella speranza di una ripresa delle nostre vecchie abitudini, di tornare a vivere la vita nella libertà di scambiarci un abbraccio paterno, di stringerci calorosamente le mani, di dare o ricevere un bacio sulla guancia dai propri cari, dai propri affetti, ma nella consapevolezza e speranza che questa pandemia ci abbia fatto capire quali sono le cose da coltivare nella vita di ognuno di noi: la famiglia, l'amicizia e la salute, e che di tante altre cose effimere se ne può fare decisamente a meno. Nessuno è onnipotente, tutti siamo fragili, basta un virus per smontare le nostre certezze. L'unica cosa certa è che tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. Buona Pasqua. Grazie. Allora, Lidia. Io i miei auguri migliori di una Pasqua serena e tranquilla. Sì, la mia, diciamo, Pasqua di oggi è stata una Pasqua che ho rivolto a tutti, è stata una Pasqua tutti i giorni, intesa proprio come rinascita, voglia di andare avanti e andare oltre. Cercando di vedere quanto più possibile la positività che c'è in questo periodo. Personalmente c'è qualcosa di positivo e che mi piace in questo momento, la tranquillità e la serenità che c'è in giro per le strade, quindi il rispetto della fila, il rispetto degli altri, seppure a distanza. Quindi è qualcosa che secondo me ci caratterizza ulteriormente, e spero che riusciamo a mantenere queste buone abitudini nel tempo. Poi per quanto riguarda invece le cose da fare in casa sono tantissime, secondo me non c'è il modo, lo spazio per annoiarsi, quindi se lo vogliamo veramente abbiamo qualcosa da fare, oltre ai libri, oltre alla cucina, secondo me l'angolo nascosto nel nostro corpo c'è qualcosa, qualche hobby che nel tempo abbiamo dovuto necessariamente mettere da parte, quindi se lo vogliamo veramente la nostra casa veramente può diventare più di una semplice casa o di un semplice posto letto che per qualcuno potrebbe essere così. E quindi buona Pasqua a tutti voi. Grazie, mi pare che io da 2 ore e mezza che sono in diretta, quindi sono un po' stanco. Mi pare che parlo di tutti.
Io sono Tucci e quindi c'è questo aspetto un po' ipnotico. Allora, io volevo ringraziare tutti gli amici di Castello Incantato. Io innanzitutto mi premevo a ringraziare gli ospiti, tutti voi ospiti per aver partecipato, grazie. E poi voglio ringraziare, io l'ho scritto oggi, io mi voglio concentrare, c'è qualche rumore, non capisco da dove arriva. E allora, volevo concentrarmi su quello che abbiamo e non su quello che ci manca, quindi un saluto particolare a mia moglie, mia figlia, mia madre, mio padre, mia sorella, tutti gli affetti, gli amici, anche... in questo periodo veramente ci stanno dando grande conforto e un pensiero lo rivolgo alle vittime e a tutte le persone, a quelli che sono alle persone anziane che sono sole o che hanno subito un lutto, hanno subito una malattia, che in questo momento hanno una difficoltà. Il pensiero va a loro. Da Castello Incantato è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguito, buona Pasqua, mi raccomando domani buona Pasquetta. Riempiamo la pancia ma utilizziamo la testa. Buona Pasqua a tutti, buona Pasqua, grazie e alla prossima. Ciao Alberto, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao Alberto, ciao ragazzi. Buona Pasqua a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.